Bene, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per la vostra partecipazione, siamo numerosi, quindi siamo davvero molto contenti, grazie per la fiducia che ci accordate, perché se spendete del tempo per collegarvi anche con fatica e per sentire le cose che oggi vi racconteremo, insomma, questa è una cosa bella per noi, eh? Quindi grazie davvero, davvero molto. Conforta il fatto che ci seguiate spesso, sempre. E oggi però siamo qui perché vogliamo parlare di una ricerca che abbiamo promosso come centro studi sulla disabilità e la marginalità, come CEDISMA, che abbiamo promosso e quindi vorremmo illustrarla con voi, vorremmo vedere tutti i nodi positivi, i nodi negativi, in maniera tale da fare delle riflessioni insieme, in modo tale anche da trovare, diciamo così, quelle vie importanti, quelle vie indispensabili per lavorare sempre meglio a scuola. Il titolo di questo incontro è L'inclusione sospesa tra false ripartenze e ritorni al passato. È un titolo che secondo noi riassume un po' questo periodo, eh? È un periodo particolare, è un periodo della vita nostra, personale, comunitaria, sociale, non solo italiana, ma di tutto il mondo, vero? Perché siamo tutti ancora attoniti, siamo tutti ancora molto, ma molto sorpresi. Il mondo intero, in ogni continente e ad ogni latitudine, è stato colpito da una pandemia che tuttora contagia e miete vittime, vero? Anche ieri in Italia, oltre 200 persone. Milioni di persone, nonostante il virus abbia iniziato oramai più di un anno fa la sua terribile subdolazione, sono costrette a proteggere se stesse e i propri familiari, con accorgimenti sanitari che isolano le persone, allontanano, disincentivano le frequentazioni di contatti interpersonali. Non si sa quando finiranno gli effetti di questa esplosione, questa malattia infettiva respiratoria che causa morte e toglie forze. Anche se pare, gli esperti lo confermano, che grazie alle esperienze e alle accortezze messe in atto in ogni paese per contrastare questa bestia di virus, la pandemia sarà sempre meno aggressiva quando tutti potranno vaccinarsi. Gli stati si sono improvvisamente ritrovati con un'esperienza di vita da tempo di guerra. Quando i civili, per sopravvivere ai continui bombardamenti, si rifugiavano negli scantinati e nei rifugi improvvisati per cercare riparo, vero? La bomba ai nostri giorni non si abbatte pesante e terribile sulle nostre teste, sugli edifici, sulle città piene di vita, come in guerra, distruggendo alla cieca tutto ciò che si trova nei pressi della deflagrazione. La bomba di cui stiamo parlando è più subdola, insidiosa, è invisibile, è inodore, è silenziosa. Colpisce persone che convivono scegliendo chi attaccare, scoppia nel petto di soggetti robusti e in salute e brucia i polmoni di giovani nel pieno della loro vita. Si insinua nelle case, miete vittime, e raggiunge il suo furore virulento nelle strutture d'accoglienza dove convivono anziani e disabili soprattutto. In tutto il mondo si sono adottate misure da stato di guerra per contrastare la pandemia. Zone rosse territoriali con divieto assoluto di entrare e di uscita, obbligo di restare a casa, di limitare gli spostamenti, imposizione di mascherine, nei primi tempi addirittura di guanti, vi ricordate? Chiusura di aziende, di cinema, di teatri, di ristoranti, di bar, di scuole, di università. Lo smart work è diventato per milioni di persone una necessità. E nell'epoca della pandemia è diventato normale lavorare a casa, collegandosi con i colleghi, con i propri dirigenti per mezzo di device a disposizione di famiglie. Ed è diventato necessario per milioni di genitori aiutare i propri figli a collegarsi online con i loro insegnanti per tentare di continuare a portare a termine l'anno scolastico, brutalmente interrotto dall'emergenza sanitaria. E nella fase più acuta, oltre il 90% degli allievi nel mondo non andava a scuola. Circa 1,5 milioni di bambini, ragazzi, giovani. E
E gli insegnanti in ogni paese, dall'Occidente all'Oriente, hanno così iniziato un'esperienza unica nella storia dell'umanità, unica. Cercare di fare scuola dalle proprie case, improvvisando lezioni da remoto con gli allievi, ideando attività didattiche educative, promuovendo processi di apprendimento mai sperimentati prima. La necessità di continuare l'esperienza formativa ha costretto anche gli insegnanti meno abili e meno competenti sul piano informatico ad impegnarsi per apprendere rapidamente i procedimenti necessari per incontrare virtualmente i propri allievi. E per decreto, quindi, le scuole si sono attivate promuovendo modalità didattiche a distanza e milioni di allievi in ogni ordine e grado sono stati raggiunti dai loro insegnanti da remoto ed online, con lezioni ed attività ideate per limitare i danni di questa pandemia, vero? Tuttavia, l'imposizione raramente genera efficienza e qualità. E ciò vale tanto più per le scelte educative. Un insegnante, questa è l'esperienza che lo dice, per ben operare ha bisogno di essere protagonista delle proprie decisioni educative e didattiche. Quando un docente non è attore della propria missione, quando subisce una direttiva che non lo convince, non può trasmettere ai suoi allievi ciò che è necessario e doveroso, ossia la passione, il desiderio, la voglia di affrontare argomenti e tematiche che dovranno essere poi approfondite. Senza intenzionalità educativa non si contribuisce alla costruzione degli apprendimenti che l'allievo, assieme ai propri compagni, può realizzare. E gli studenti, gli allievi, hanno necessità di incontrare i propri docenti sul piano emotivo e relazionale prima che cognitivo. E quindi hanno bisogno di essere attratti da un insegnante che si espone facendosi vedere per ciò che è. Al giorno d'oggi occorre che un docente piaccia ai propri allievi, il che è difficile da realizzare in presenza quando un insegnante è convinto del proprio compito, ma diventa assai arduo quando subisce direttive che non condivide o sente lontane dalle proprie competenze. In questi mesi di didattica a distanza forzata, moltissimi insegnanti si sono adeguati, hanno bene o male accettato di contattare via web i propri allievi, ma quanti hanno ideato attività e lezioni sospinti da quella passione personale per l'insegnamento che cattura e rapisce gli allievi? Molti docenti si sono limitati a replicare la solita lezione tradizionale trasmissiva dalla cattedra. Altri hanno fatto il minimo indispensabile, postando settimanalmente materiali e schede da compilare. Alcuni addirittura non hanno fatto il minimo sforzo per cercare di incontrare quegli allievi, impossibilitati a valicare le barriere informatiche, a causa di mille problemi, a causa di una situazione spesso ambientale e familiare complicata o depressa. Dobbiamo riflettere su questo e noi come CEDISMA, come Centro Studi sulla Disabilità e la Marginalità, abbiamo preso in seria considerazione l'esperienza che in questo periodo di pandemia è stato vissuto da tutti, ragazzi e giovani con disabilità, con disturbo specifico dell'apprendimento, con problemi di varia natura. Per molti versi, mai come negli ultimi mesi, è stato evidente come sia difficile includere realmente gli allievi con bisogni educativi speciali in processi formativi e didattici condivisi. E mai come in questo periodo è emerso come il nostro paese, pur avendo presente le questioni delle persone più fragili, tenda sempre a metterle in secondo piano o a dimenticare che la nostra Costituzione afferma qualcosa di importante all'articolo 3, vero? Che tutti i cittadini hanno pari dignità ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Spesso ci dimentichiamo di questo. E le evidenze di questa fase pandemica ci dicono che per i ragazzi con bisogni educativi speciali non sempre, hanno trovato una scuola in grado di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questo per diverse ragioni. La prima ragione, a mio avviso, riguarda il numero delle persone con difficoltà o con problemi. Sono tanti nella nostra scuola.
I dati a disposizione ci dicono infatti che i nostri allievi con certificazione, con difficoltà più o meno gravi, più o meno evidenti, sono in costante crescita. Dai dati Istat si evince ad esempio che il numero degli allievi certificati con disabilità ha avuto un incremento del 65% in 12 anni. Siamo a 300.000 allievi con disabilità, il 3,5% degli iscritti. In Italia, gli allievi con un bisogno educativo speciale che non rientri in quelli normati dalla 104 rappresentano poi quasi il 9% degli alunni iscritti. Più della metà sono alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. L'altra quota importante è rappresentata dallo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. E rispetto all'anno scolastico 17-18, la presenza di studenti con bisogni educativi speciali all'interno della scuola è cresciuta quasi del 30%, un incremento di 60.000 ragazzi circa. E dopo abbiamo i ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento. Arriviamo quasi al 5%, con punte del 7,3% nel nord-ovest e con punte molto basse nel mezzogiorno, il 2,4%. Gli allievi con difficoltà e con problemi sono tanti e con bisogni sempre più marcati e diversificati, sono tanti. E nonostante, pensate, quest'anno, nel marzo del 1971, era stata emanata la legge che aveva aperto le nostre scuole all'inclusione, sono passati 50 anni. E nonostante questi 50 anni di esperienze inclusive, la nostra scuola non può certo dirsi capace di affrontare sempre e con le doverose competenze didattiche ed educative, le problematiche di questi ragazzi, di questi bambini. La complessità della vita di classe, la compresenza di bisogni sempre più marcati richiede molta, molta intenzionalità educativa, molta competenza del corpo docente, una competenza avanzata, supportata doverosamente da una dirigenza che deve essere illuminata. Queste condizioni, anche in un tempo di vita sociale normale, non sempre ci sono. E l'esperienza scolastica delle persone più fragili rimane sospesa ed in balia spesso del caso. Perché ciò che può davvero cambiare positivamente la situazione oggettiva di queste persone è l'incontro con una scuola, con docenti, con dirigenti appassionati, con dirigenti preparati, con docenti molto preparati. Ricordiamo inoltre che la scuola italiana è in affanno, globalmente, incapace spesso di fronteggiare un'emergenza educativa che da tempo si avverte nella giovane popolazione scolastica italiana. Sappiamo che 1.300.000 ragazzi e ragazze stanno frequentando, ad esempio, la scuola secondaria di secondo grado e i dati ci dicono che uno su quattro non arriverà al diploma, uno su quattro. Abbiamo perso lungo la strada 3 milioni e mezzo di studenti dal 95. In tutto il percorso scolastico, il 30,6% degli iscritti, dicono le statistiche, non arriva al traguardo finale. E tra chi si diploma e si iscrive all'università, uno su due non ce la fa. E complessivamente su 100 iscritti alle superiori, alle secondarie di secondo grado, solo 18 si laureano. I dati OCSE che cosa dicono? I dati OCSE dicono poi una cosa molto ma molto negativa, a mio parere. Ci dicono che un quindicenne su quattro è analfabeto in matematica. Uno studente su cinque è pressoché analfabeto in senso tecnico, non sa leggere. E la dispersione nella secondaria di secondo grado arriva in media quasi al 25% degli studenti, un dato molto alto. E poi un ultimo dato vi dico, che è quello che a me personalmente colpisce di più perché mi fa male nel cuore. Nel cuore, sì, nel cuore. Il fatto che nonostante tutte le lotte di democrazia, nonostante tutte le lotte per incrementare la cultura in Italia, è aumentata la distanza fra gli esiti formativi relativamente ai ceti sociali, ossia si laureano sempre più ragazzi di famiglie ricche, sempre meno ragazzi di famiglie.
con problemi economici. Non parliamo poi del tasso di abbandono, vero? Che la media nazionale è quasi del 25%. È lecito ritenere, ci sono ancora studi, non ci sono ancora ricerche valide su questo campo, ma è lecito ritenere che questi allievi, tutti questi allievi, che fanno fatica a stare a scuola, tutti questi allievi che hanno problemi a scuola, tutti questi allievi che hanno certificazioni che meritano grande rispetto e grande competenza, è lecito ritenere che questi allievi già chiaramente in crisi non siano stati intercettati dalla scuola durante la pandemia e che abbiano proseguito i loro dolorosi cammini solitari al di fuori di ogni contesto formativo e didattico. Molti di loro poi provengono da situazioni sociali deprivate culturalmente, socialmente, e probabilmente rientrano in quel 12,3% dei ragazzi che non possiede strumenti tecnologici e non può connettersi alle reti internet. Sappiamo inoltre che la metà dei soggetti che a casa non hanno un computer o un tablet risiede nel Sud Italia, dove il problema riguarda quasi il 20% dei ragazzi. Il 57% di chi ne possiede uno lo deve condividere con gli altri della sua famiglia. Se non si interviene con un progetto a scuola davvero innovativo e attento, si corre fortemente il rischio di escludere e relegare i più fragili sempre di più ai margini di questa società. D'altra parte, in Italia vantiamo anche un altro record negativo, vero? Vantiamo il record internazionale negativo di chiusura delle scuole. Dal marzo 2020, 10 milioni e 800 mila studenti italiani hanno perso quasi il 25% dei giorni di lezione. Record unico al mondo. Sarebbe opportuno però cogliere l'occasione che ci è data dagli eventi per ricostruire dalle macerie prodotte da questa bomba epidemica, una nuova scuola, capace di offrire ai propri allievi tutto ciò di cui hanno realmente bisogno per diventare protagonisti di una cittadinanza attiva. Sì, certo, non dobbiamo sognare, non dobbiamo fantasticare, riempire pagine intere di idee, progetti realistici e perciò inutili, però possiamo far qualcosa, dobbiamo far qualcosa. I nostri ragazzi meritano innovazione e la nostra prospettiva è di offrire piani di intervento realizzabili, progetti innovativi concreti e funzionali, non solo frutto di creatività, ma anche di ricerca, di sperimentazione. Abbiamo a cuore la scuola. Riteniamo che possa essere l'unica istituzione in grado di produrre un reale cambiamento in questa povera Italia. Cosa ci resta? Cosa ci resta? Solo la scuola, è solo a scuola che il cucciolo d'uomo può trovare quella competenza indispensabile per incrementare la sua umanità, è solo a scuola. Perché a scuola si incontrano persone meravigliose, si incontrano gli educatori, si incontrano gli insegnanti, quelli bravi e preparati, che possono davvero cambiare la vita di queste persone. D'altra parte, io amo citare sempre una bellissima frase di Calamandrei, che nel 1956 diceva: se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento, della magistratura, della Corte Costituzionale. Certo, perché è a scuola che si costruisce l'uomo che poi diventerà un parlamentare, l'uomo che poi diventerà un magistrato. La scuola però è in mano agli insegnanti ed enormi sono le responsabilità del corpo docente. Perché la società affidi i loro figli di un paese che ha bisogno di crescere in armonia e civiltà. In questo periodo pandemico, però, è emerso un dato di fatto che può farci ben sperare, che può renderci ottimisti per il futuro. Gli insegnanti generalmente si sono attivati in questo periodo, hanno sconvolto le loro abitudini didattiche. Si sono mossi e distanziati dalle loro pratiche professionali, per molti versi stantie, che sanno di muffa, per approdare ad una didattica che potremmo definire di servizio. Molti hanno cambiato il loro modo di fare.
con collegamenti informatici online, con aule virtuali ideate appositamente per gli allievi, con relazioni da remoto che hanno scongiurato gli effetti nefasti di una chiusura delle attività formative. Complessivamente il corpo docente della scuola italiana ha dimostrato un'intenzionalità ed una motivazione al cambiamento mai registrata prima. E questo, a mio parere, è davvero un risultato che merita di essere sottolineato. Le nostre esperienze come centro studi, facciamo molta formazione, andiamo molto nelle scuole. Da Santa Margherita del Belice fino a Bolzano andiamo nelle scuole. Io voglio che i miei collaboratori respirino la polvere delle scuole. Ebbene, qual è la nostra esperienza? La nostra esperienza che anni di esperienze formative con docenti e dirigenti, lunghe ore spese in progetti di formazione continua con queste scuole, ci hanno insegnato come, guardo negli occhi i miei collaboratori, ci hanno insegnato come sia arduo incidere profondamente nel cuore e nella mente dei docenti, convincendoli ad adattare metodologie, modi di essere, di pensare all'educazione realmente innovativi. In ogni ciclo scolastico, in ogni zona d'Italia, dove abbiamo personalmente condotto esperienze di formazione e di ricercazione, accanto ad insegnanti meravigliosi, accanto a dirigenti appassionati, ardentemente desiderosi di accogliere prospettive didattiche nuove, era sempre presente uno zoccolo duro di docenti palesemente resti a modificare le loro tradizionali sicurezze educative, le loro convinzioni nel fare scuola. E questi insegnanti, pur presenti e coinvolti in formazioni specifiche su tematiche che essi stesso spesso sceglievano di affrontare, mostravano sempre un atteggiamento rispettoso, ma anche fermo nella convinzione che l'esperto di turno potesse offrire stimoli e visioni accattivanti, ma alla fine inutili, inutili. La novità positiva qual è? La novità positiva a cui dobbiamo rivolgere le nostre attenzioni nel gettare le basi di una scuola innovativa e che ci fa ben sperare è il cambiamento radicale che abbiamo avvertito, che abbiamo notato proprio in questi insegnanti, proprio in questo zoccolo duro che non vuole cambiare. Anch'essi in questo periodo hanno messo in atto da remoto attività didattiche mai sperimentate prima. E sarebbe opportuno perciò, a nostro avviso, sfruttare pienamente il tempo della ripresa della vita scolastica per erigere fin da subito una scuola capace di operare in modo innovativo, funzionale, sostenibile, coraggiosa nell'operare le scelte di cui si tratterà poi nel corso di questo pomeriggio. Poiché la responsabilità di queste scelte è appannaggio dei dirigenti, appannaggio dei docenti, e ad essi che si intende fornire il materiale per rendere solide le fondamenta di una scuola innovativa, attraverso che cosa? Io penso che ci sia solo un'unica strada, attraverso una seria formazione. Attraverso una seria formazione, una formazione di istituto approfondita, calibrata, mirata. Ma su quali elementi formativi insistere per una vera formazione? La nostra proposta è di inserire nel nostro piano formativo 5 pilastri che reputiamo indispensabili per operare bene a scuola con innovazione. Lavoro di team, relazioni con gli allievi, tecnologie didattiche, gestione e differenziazione didattica, infine problematiche pedagogico-speciali. Cosa intendo dire? Intendo dire che dobbiamo innanzitutto, è necessario insistere sulla necessità che vi siano team docenti coesi. Ed è questa una condizione sine qua non, imprescindibile. Si lavora bene se la collaborazione fra insegnanti di un consiglio di classe è molto elevata e la stima reciproca fra i colleghi è il collante che permette un'unitarietà di intenti che si deve riverberare poi nel contesto scuola di classe. Sì, un'unitarietà di intenti. In secondo luogo, un'attenta formazione di istituto dovrebbe riguardare le abilità relazionali degli insegnanti. Relazionali. Gli allievi nei nostri giorni apprendono in modo significativo solamente se i docenti sono in grado di catturarli sul piano emotivo ed affettivo, soprattutto in questo periodo.
L'insegnante deve piacere al ragazzo se vuole ottenere un impegno serio e motivato. E la sua capacità relazionale di incontrare il cuore dell'allievo emerge come l'aspetto fondamentale e più fecondo di un'esperienza scolastica. Certo, ci sono anche qui dei pilastri che dobbiamo assumere nella relazione. Sono stati studiati a lungo, ma li ripetiamo: genuinità nel rapporto, stima, ruolo. Approfittare di ogni interazione, offrire attenzioni sempre, utilizzare del tempo per le relazioni, lottare per avere relazioni, offrire trasparenza, dedicare tempo ai ragazzi, essere presenti, agire per loro, comprendere i loro sentimenti, avere cura per il fare, credere nella reciprocità, essere accoglienti. Essere disponibili, condividere responsabilità, perseguire inclusione, cercare i punti di forza. Sì, sono alcuni pilastri che sono indispensabili nella relazione. Un terzo aspetto, poi imprescindibile, riguarda la necessità di formazione approfondita degli insegnanti sulle tecnologie. Pensate come potrebbero davvero inserirsi a pieno titolo in una scuola innovativa dal punto di vista didattico. Ne parliamo molto come CDISMA di gestione e di differenziazione, perché ci crediamo. Perché le differenze che troviamo in classe possono essere gestite solamente se tu riconosci prima di tutto queste differenze, ma ti devi anche attivare per queste differenze. E ci deve essere una classe capace di lavorare con consuetudine sulle differenze, perché è l'unica via di uscita. Perché la complessità in classe è tremenda, è enorme. Pensate poi al contesto classe. C'è un collega che ha scritto un bel libro dove sostiene che una classe come metratura è più o meno come uno scompartimento ferroviario, più o meno. Però nello scompartimento ferroviario ci vanno persone che vogliono stare lì, ma in classe no. E quindi questo è un bel problema. Io penso che le tecnologie possano aiutare l'insegnante nella progettazione iniziale indispensabile, ma possono aiutare anche nell'attivare modalità, metodologie differenti in classe per soddisfare le esigenze di tutti. Certo che occorre una formazione del corpo docente sulle tematiche della gestione della classe e della differenziazione, due strade maestre che occorre solcare. Se parliamo di scuola del futuro, perché le differenze saranno sempre maggiori. È un mondo che crea differenze. Parlavo con un insegnante, una brava insegnante, di quelle che con rammarico dovranno lasciare la scuola perché in procinto di andare in pensione. Ebbene, questa maestra mi diceva proprio oggi, mi diceva che raramente, nei suoi lunghi anni di esperienza scolastica, ha incontrato dei bambini che oggi si sono messi a piangere perché ha dato un compito alla lavagna, un compito un po' lungo rispetto a quello abituale. Tre bambini si sono messi a piangere. Come sono fragili i bambini il giorno d'oggi. E mi chiedeva come mai. Io cercavo di arrampicarmi sugli specchi perché non so le vere motivazioni, posso ipotizzare. Il fatto che questo anno di pandemia non abbia certamente aiutato i bambini a maturare. Il fatto che questi telefonini a disposizione dei bambini, che sono quasi dei babysitter, distruggono o espropriano i bambini da quell'attenzione, da quella capacità di tenuta indispensabile per gestire anche un momento critico che è il momento dell'apprendimento. Abbiamo bisogno di innovazione, abbiamo bisogno di una scuola innovativa. E per una scuola innovativa è imprescindibile assumere anche il coraggio dell'innovazione. A nostro giudizio, la differenziazione didattica è qualcosa che occorre assolutamente gestire. E infine, come ultimo pilastro di una scuola innovativa, pensiamo, secondo noi, una formazione continua degli insegnanti deve comprendere anche questioni legate alla pedagogia e alla didattica speciale, perché i ragazzi con problemi sono sempre di più, l'abbiamo visto. E quindi non è possibile
non conoscere i dettami di una didattica speciale, di una pedagogia speciale. Gli allievi con disabilità, con DSA, con problemi di varia natura ci sono in ogni classe. E quindi le nostre competenze meritano di essere approfondite su questo settore. Ma veniamo alla ricerca di oggi. La ricerca Focus Scuola 2020, promossa dal CEDISMA, promossa dal nostro Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità, ponendosi in linea con le finalità di indagini nazionali ed internazionali che hanno analizzato le sfide a cui il sistema scolastico è stato chiamato in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale. Ecco, questa ricerca ha inteso comprendere in modo specifico lo stato dell'arte dei processi inclusivi al rientro a scuola dopo il primo periodo di lockdown. I dati raccolti evidenziano un quadro, seppur caratterizzato da alcuni elementi positivi sul piano dell'accoglienza, dell'attenzione verso gli alunni con maggior vulnerabilità, un quadro che sembra confermare però le criticità legate ad una visione per molti aspetti ideologica e riduttiva dell'inclusione, sostanzialmente lontana dalla realizzazione di percorsi educativi innovativi, capaci di essere veramente inclusivi e di valore. Ma per approfondire i dati di questa ricerca, chiamo adesso, offro la parola alla dottoressa Silvia Maggiolini, ricercatrice di didattica e pedagogia speciale e membro del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità, CEDISMA. A te la parola, Silvia. Grazie, professore. Mi sentite bene? Tutto bene. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto, e benvenuti a questo webinar anche da parte mia. Benvenuti a tutti i docenti che ci ascoltano, agli amici, benvenuti anche ai colleghi che questo pomeriggio non relazioneranno, ma che ci stanno ascoltando. Allora, gli interventi che adesso si susseguiranno, che si sviluppano questo pomeriggio, hanno un po' l'obiettivo di offrire alcuni spunti, alcuni elementi di riflessione che come gruppo di studiosi, di appassionati, come diceva il professor D'Alonso, abbiamo un po' cercato di sviluppare, di mettere insieme in questo periodo un po' particolare. E tenteremo appunto di ripercorrere questo pomeriggio brevemente un po' la storia di questo ultimo anno, anno e mezzo, insomma, da quando la scuola, possiamo dire, un po' smaterializzata come istituto, ha cercato però di resistere, di restare, non più come istituto, ma come istituzione, e quindi a garantire, seppur con risposte diverse, lo vedremo attraverso i dati di questa ricerca, il ben noto diritto costituzionale all'educazione e alla formazione appunto dei nostri allievi. La scuola lo sappiamo tutti, si è trovata a fare conti con un po' la necessità di ripensare sicuramente in modo improvviso, a nostro avviso a volte anche in modo improvvisato, non solo improvviso, a ripensare, a rivedere un po' la struttura che è alla base, insomma, di quella che in epoca prepandemica era un po' percepita come una quotidianità rassicurante ed è arrivata quindi anche a conoscere un'accelerazione di strumenti, di strategie, di approcci didattici, di approcci organizzativi che magari, se pensiamo, sembravano appartenere pochi giorni prima solo ad altri immaginari. Ecco, noi faremo tutto questo, presenteremo questi dati adottando una prospettiva che ci contraddistingue. Che contraddistingue un po' il nostro lavoro, i principi che lo guidano, quindi l'inclusione, l'orizzonte inclusivo. Possiamo dire che diciamo, quello che è seguito da marzo dello scorso anno e che ha segnato un po' un nuovo capitolo della storia dell'insegnamento, che è tuttora aperto, in parte è noto, sicuramente, forse solo in parte, però, perché sono in molti a pensare, a ritenere che possiamo tracciare oggi solo un bilancio parziale di quello che questa fase ha comportato, soprattutto per alcuni bambini, alcuni ragazzi, come si diceva, sia sul piano delle conoscenze, degli obiettivi didattici, ma forse, a nostro avviso, ancor più su quello delle competenze emotive, delle
relazionali, delle competenze comunicative che trovano adeguato spazio in un contesto intenzionalmente predisposto come può essere la scuola. Quindi possiamo dire che tutto quello che ne è derivato riusciremo probabilmente ad avere un'immagine un po' più nitida forse fra qualche tempo. Sul piano di quello che adesso viene definito un po' in termini tecnici la learning loss, la perdita di apprendimento, anche se forse sulla base di quello che abbiamo appena detto, sarebbe più opportuno parlare di education loss a 360 gradi. In queste riflessioni di oggi pomeriggio partiremo da un dato di fatto, però, cioè che sottolineeremo come sia semplice affrontare un dibattito sulla scuola che non cada un po' nella tentazione, comune, a nostro avviso, tra i non addetti ai lavori, di procedere secondo modalità di riflessione, di pensiero, di azione che in questo periodo hanno un po' preso sopravvento. Cioè la tentazione di analizzare una realtà, in questo caso quella che ci riguarda, cioè la realtà scolastica, che segua un po' un approccio della polarizzazione del pensiero, perché lo vedremo in questo periodo di scuola, se ne è parlato tanto, anche se non sempre in modo ottimale, per usare un eufemismo, perché non in modo costruttivo. Ecco, con questa polarizzazione del pensiero correremmo il rischio di procedere con una estrema semplificazione della realtà. È quello che un po' accade anche con la struttura comunicativa dei social media. Ecco, però, questa semplificazione della realtà, a nostro avviso, non dà ragione della complessità e dell'ipercomplessità, come ben sappiamo, come voi ben sapete, che caratterizza il sistema scolastico attuale su tanti fronti, quello degli allievi, quello strutturale, quello gestionale, quello organizzativo, normativo e quant'altro. Cioè non riusciremo a vedere le tante sfumature che si susseguono e che intercorrono tra un estremo e l'altro. Spesso ci troviamo di fronte alla tentazione di assumere questo pensiero polarizzato, soprattutto quando, in questo caso, siamo di fronte a una situazione complessa, non facile da inquadrare, questo lo dobbiamo dire, inedita, nuova, e verso qua sentiamo un forte desiderio di fare chiarezza, di posizionarci. Ecco, in questo mezzo si è un po' corso il rischio di rimanere schiacciati su forme di polarizzazione del pensiero. Scuole aperte, scuole chiuse, dad sì, dad no, ha funzionato, non ha funzionato. Che, come dicevo, hanno un po' favorito un pensiero riduzionista e non veramente capace di dare ragione dei tanti aspetti e quindi di tanti aspetti che caratterizzano la scuola, il pensiero inclusivo e quindi anche di dar vita ad un pensiero costruttivo. A nostro avviso è riduttivo quindi concentrare le riflessioni solo sul piano dei benefici, sicuramente molti che ci sono stati, ma anche dei limiti, tanti, altrettanti, lo si diceva prima, che tutto questo ha comportato, prima con la DAD, la didattica a distanza, e poi con la sua necessaria evoluzione, la didattica digitale integrata. I processi inclusivi, in quanto processi di natura educativa, infatti richiedono un pensiero e un'analisi più ampia, sì, che permettano di guardare le fatiche, alle fragilità, ai limiti, cui in particolare l'inclusione di alunni con difficoltà, con disabilità scontrata, ma anche di guardare con lucidità alla complessità che già caratterizzava, adesso lo vedremo, il sistema scolastico in fase pre-pandemica, e quindi evitare di cadere nella tentazione di quel sentimento un po' nostalgico verso un altrove passato. Perché evitare di cadere in questa tentazione? Perché non può essere più la scuola di prima, meno dopo tutti i settori della scuola. Scusami Silvia. Si sente piuttosto male. Mi sentite meglio così se avvicino al microfono? Vediamo, perché ti sentivamo a scatti prima. Okay. Proviamo, ci riprovo in caso avvisatemi. Sì. Dicevo, la tentazione di non cadere appunto nell'errore di pensare di ritornare a questo passato. È un pensiero questo che è ben sintetizzato da un noto filosofo, Floridi,
Leggo la sua ben nota frase che abbiamo riportato in presentazione. Con la pandemia è come se ci fosse crollata la casa, non è un caso che utilizziamo il termine casa, adesso lo spiegheremo. Ma è una casa di cui ci lamentavamo, ci chiediamo, vogliamo ricostruirla come era prima o vogliamo creare una migliore? E lui dice, ci vuole più design, che è quello che noi diciamo da sempre, più progettazione e meno nostalgia. Quindi più progetti e meno rimpianti. Siamo certi che insomma, queste tante sfide legate a questa realtà che stiamo vivendo abbiano coperchiato il famoso vaso di Pandora, no? E quindi abbiano evidenziato alcuni aspetti, persino ne hanno amplificate le criticità delle istituzioni formative. Richiamo brevemente, per esempio, un rapporto noto, che è il 54esimo rapporto sulla situazione sociale del paese, del Censis, perché in questo rapporto si afferma proprio che questa crisi abbia un po' squarciato il velo, abbia portato allo scoperto, nella sua veste più cruda, le debolezze di ora già di a nostro avviso, quella della famosa ruota quadrata. Cito proprio dal report del Censis, il sistema italiano è una ruota quadrata che non gira, avanza suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest'anno eccezionale sotto i colpi dell'epidemia. Questo per negatività totale, perché ci sono momenti sicuramente positività che fanno ben sperare, ma era, dicevo, non cadere nella tentazione di pensare che sia stato solo questo periodo, diciamo, il male che non ha consentito appunto di vedere le criticità del sistema scuola. Criticità, lo vedremo, che richiedono un'analisi invece approfondita. Lo si sta dicendo anche in alcuni documenti ministeriali che stanno uscendo, anche il PNRR si sta dicendo come sia fondamentale procedere con questa analisi di sistema, questa analisi complessiva. Certo, come ogni cambiamento, l'intero processo richiede tempo per la riflessione, confronto, per la definizione anche di politiche adeguate e anche per mettere in atto le strategie che, come si suol dire, consentano di non lasciare indietro nessuno. Slide, questo simbolo qui viene di solito descritto la scuola, il sistema scolastico in generale e più nello specifico i processi inclusivi. Sostegno, il sostegno e l'inclusione, come anche recita il titolo di del libro di un calmo, e afferma che il mondo del sostegno è una specie di caos calmo, che è uno disordinato e lento. Silvia, le tue cuffie mi sa che danno problemi, sai. No, ci riprovo. Dicevo, caos calmo come un ossimoro in che fa convivere da un lato questo, diciamo, spirito generativo e dall'altro immobile, difficile da vivere, lo so bene gli insegnanti che ci stanno seguendo, spaventoso ma nello stesso tempo intrigante, per cui nulla è semplice o scontato. Tutto questo per dire che, insomma, lo scenario in cui la scuola si è presentata alle porte del mese di marzo 2020 era uno scenario già di per sé non privo di nodi critici. Il professor D'Alonso prima citava gli ultimi dati che sono stati resi noti dall'Istat nel documento uscito nel dicembre del 2020, e sebbene è vero che i numeri certamente non esauriscono certo il quadro della complessità, ci aiutano però appunto a dare una misura. Si diceva appunto come nell'anno scolastico 2019-2020, è scritto appunto nel report dell'ISTA, aumenti ancora il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane, 3,5% degli iscritti. Poi occorrerebbe considerare il percorso, lo si è detto, non sempre lineare, non privo di fatiche, di bambini, di ragazzi, per cui viene riconosciuto un disturbo specifico dell'apprendimento. E ancora questi dati non sarebbero comunque sufficienti per consentire un'adeguata
misura un'adeguata stima di tutte le molteplicità di identità, di stili, di esigenze, di modi di essere, di pensare che ritroviamo all'interno delle nostre aule, né tantomeno delle fragilità con cui queste diversità possono a volte manifestarsi. Quindi dal caos calmo alla chiusura. Dicevamo, questo è lo scenario con cui si è presentata la scuola nel mese di marzo, con l'attivazione della didattica a distanza, che come ben sappiamo è stata poi resa obbligatoria a partire dal 9 aprile 2020. E che ha reso, lo dobbiamo dire sicuramente, i dati che adesso presenteremo lo diranno, più complesso, un processo molto delicato, come quello dell'inclusione scolastica, perché oggettivamente sono venute meno molte condizioni, quindi gli elementi strutturali che rendono possibile tutto questo. Lo ripetiamo, lo sappiamo, la presenza, la relazione, citiamo lo sguardo vivo, tutti elementi che giocano un ruolo importantissimo, un ruolo fondamentale nel favorire la partecipazione degli alunni con disabilità e in generale con fragilità a una didattica inclusiva. Un dato fra tanti, sono stati dati tanti dati, tanti grafici in questo periodo, basti solo pensare che al momento della sua massima diffusione la pandemia ha determinato la chiusura temporanea delle scuole in più di 180 paesi in tutto il mondo, lasciando fuori l'85% degli studenti di tutto il mondo. Quindi la situazione emergenziale che si è venuta a creare, quindi dato, ha fatto fortemente vacillare il modello inclusivo, che nella storia, più nell'alternanza di traguardi che sono stati raggiunti e anche fasi di arresto, sappiamo rappresenta, è un punto di forza del nostro sistema scolastico e quindi ha compromesso, lo vedremo in molti casi, il raggiungimento soprattutto di uno degli obiettivi più auspicabili, possiamo dire, cioè quello della socializzazione. Ancora una volta citiamo un dato, sempre tratto dal report Istat, l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in cui si evidenzia, per esempio, come nel periodo compreso tra aprile e giugno 2020, la partecipazione alle attività di didattica a distanza non sia stata possibile per il 23% degli alunni con disabilità. A fronte di un 8% di studenti senza bisogni educativi speciali. Ci si è domandati se il processo inclusivo, o appunto messo a dura prova, si sia ritrovato di fronte ad un nuovo bivio. Ce lo siamo domandati, ci siamo domandati questo. Questo è un richiamo già noto da tempo, da prima che l'emergenza pandemica e il ricorso quindi a delle forme nuove, inedite, di fare didattica facesse un po' il loro corso, che hanno portato alla ribalta fatiche e aporie di un sistema costretto in un certo senso a procedere a singhiozzo, tra tanti balzi in avanti, ma non dimentichiamolo, anche delle battute d'arresto. Quindi risulta riduttivo, dicevo, limitarsi a questa analisi riduttiva. Dei benefici, ripeto, molti, dei limiti altrettanti che questo ha comportato. Ora, a distanza di un anno e mezzo circa, insomma, possiamo assumere una prospettiva un po' privilegiata, che è una prospettiva grandangolare, che questa distanza ormai di tempo ci consente, e anche provare a tracciare un bilancio, però lo sottolineiamo sin da subito, un bilancio che deve essere considerato parziale. E faremo questo bilancio, restringendo la lente ad una specificità di un contesto, che è quello scolastico, che come sempre fa parlare di sé, a volte con il giusto spirito critico, altre volte invece, lo si diceva, senza un vero e proprio intento costruttivo. Perché è vero, tante cose le abbiamo imparate, la famosa ottica della lesson learned, però altri aspetti restano poco nitidi. Cosa sappiamo? Allora, sicuramente ci sono state moltissime ricerche nazionali, internazionali, siamo stati bombardati di dati, soprattutto in questo periodo, che hanno, come vedete dalla slide, cercato di documentare fatiche, fragilità di bambini, di ragazzi, di adolescenti,
hanno documentato le fatiche e le percezioni degli insegnanti, le strategie messe in atto, i limiti riscontrati anche dalle famiglie, non dimentichiamo il carico delle famiglie, soprattutto delle famiglie con figli con disabilità vissute in questo periodo. Qui vedete appunto, dicevo, riportate alcune ricerche dal progetto Oltre le distanze, che era nato dalla collaborazione tra la Fondazione Agnelli e alcune università italiane, al progetto Inclusive Education during the Covid-19, Pivoting to Inclusion, insomma tante ricerche. E come si diceva, il nostro centro studi, il CEDISMA, si è posto in linea e anche in continuità con tutte con queste ricerche promosse a livello nazionale ed internazionale, dando in modo particolare, non solo ovviamente, particolare attenzione a due fasce temporali di questo periodo pandemico. La prima su cui abbiamo posto l'attenzione è stato il rientro a scuola lo scorso settembre 2020, anche in questo caso un rientro atteso, temuto, tanto dibattuto, e riprendo appunto la metafora della casa che abbiamo citato prima con la citazione di Floridi, perché abbiamo fatto un po' nostra questa metafora della casa per riflettere su alcuni punti fermi. Tra le tante incertezze di quel periodo, è estate 2020, quindi attendavamo veramente con ansia le indicazioni ministeriali, i dubbi che molti riguardavano gli elementi organizzativi e gestionali che erano in sospeso, anche qui il titolo del nostro webinar. E si è ragionato sul concetto di luogo, di scuola come luogo, come casa, innanzitutto come in antitesi con l'idea stessa di non luogo, come ben sapete che state lavorando, un luogo che non è neutro in nessun caso, anche nelle parole di chi le racconta, oltre naturalmente di chi la vive. Luogo, la casa, generatore di esperienze che hanno valore soggettivo, emotivamente carico di significati che possono, e qui sta qui il nostro compito, favorire lo sviluppo di un senso di appartenenza. Abbiamo tentato di rileggere questa casa, una dimora, noi abbiamo detto, da allestire, questo fare per tutti gli ambienti reali, in presenza, ma anche quelli virtuali, da allestire e custodire, perché non basta che sia abitabile, questa casa deve essere capace di accogliere, di ospitare l'incontro con l'altro, non basta edificare qualsiasi ambiente, anche quelli, soprattutto ci viene da dire appunto quelli a distanza, non basta creare ambienti fisici, digitali, questo comporti o presuppone che ci siano tutti, ci siano le basi per accogliere diversi bisogni educativi, di crescita dei bambini e dei ragazzi, ma occorre solidificarne le fondamenta in diverso modo. Contribuire ad adattare, a trasformare, arredare ogni stanza per renderla funzionale, confortevole, così come farsi carico delle tante incombenze che la gestione dei luoghi di vita richiede. Questo chiede un passaggio dall'essere guardiani all'essere custodi, come qualcosa che richiede la capacità di custodire. Ecco, questa è stata una prima fascia cioè temporale che abbiamo prestato in particolare attenzione. La seconda, altrettanto importante, è quella che riguardato il periodo da settembre fino ai primi mesi, diciamo, di scuola, su cui si è concentrato appunto questa ricerca che adesso vi presenteremo, Focus Scuola Inclusione 2020, che ha avuto lo scopo, appunto lo diceva il professor D'Alonso, di esplorare un po' lo stato dell'arte dei processi inclusivi al rientro a scuola dopo il primo periodo di lockdown. E do la parola ad Elena. Bene, Elena, ti faccio una breve introduzione, anche se tutti ti conoscono, vero? Allora, Elena Zanfroni, associato di didattica e pedagogia speciale, e coordinatrice del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità. Ecco, dopo l'introduzione alla ricerca 2020, Focus 2020 di Silvia Maggiolini, adesso Elena Zanfroni andrà
a cercare il pelo dell'uovo, che è emerso dalla ricerca. A te, Elena. Grazie professore, grazie a tutti e buonasera a tutti. Allora, come riprendiamo, insomma, riparto da dove Silvia poco fa appunto ha lasciato e di fatto il periodo che abbiamo cercato di analizzare, su cui ci siamo iniziati ad interrogare e da cui sono partite le nostre domande di ricerca per la ricerca che appunto è Focus Scuola. Sono state proprio quelle del cercare di capire come veniva realizzata l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e quali siano, in un certo senso, sono state le modalità attraverso le quali di fatto sono state proposte delle attività didattiche differenziate, se sono state proposte e soprattutto come gli insegnanti si siano interrogati e abbiano cercato di dare delle risposte al rientro a scuola dei ragazzi dopo quello che era successo. Quindi abbiamo in qualche modo seguito questo tipo di impostazione e abbiamo in qualche modo impostato appunto un questionario che è stato distribuito attraverso Google Moduli e distribuito sul web, scusate, e in un certo senso appunto constava di 67 item che dopo vi illustro brevemente. Il periodo in cui è stato fatto circolare è stato dall'11 di novembre al 27 di dicembre, un po' sullo stile anche di tante ricerche che sono state fatte in questo periodo. E ha visto la partecipazione di 2.280 insegnanti, ma non solo, personale educativo, figure educative di varia natura. Di fatto un ringraziamento a tutti voi che comunque ci state seguendo, perché sappiamo che molti di voi hanno contribuito a diffondere questo questionario e a raggiungere questo numero che comunque ci ha reso soddisfatti. Hanno partecipato appunto dirigenti, docenti curricolari di sostegno, educatori, figure professionali afferenti comunque ai diversi ordini scolastici. Le aree indagate principalmente sono state le seguenti: l'area dell'accoglienza, quindi come è stata programmata l'accoglienza e il rientro a scuola dopo questo periodo, tanta attenzione c'era stata anche sul rientro. La progettazione didattica e organizzativa, come si è proceduto, cosa si è fatto. In un certo senso c'erano state tante preoccupazioni rispetto alla sottolineatura che non era un recuperare il tempo perso, che non sarebbe stato comunque possibile, che non era quella l'impostazione da cui partire per riavviare l'anno scolastico, perché se si voleva rincorrere ciò che in qualche modo, ad avviso di molti, era stato il tempo perso, di fatto si sarebbe partiti con un input sbagliato. E quindi, appunto, abbiamo provato a capire cosa è stato fatto. Abbiamo provato a capire il rapporto tra pari, che comunque era stato in qualche modo congelato o lasciato esclusivamente al digitale, ai canali digitali, perché comunque c'era stata proprio l'assenza. Le reti interne ed esterne alla scuola, i servizi che anche loro hanno avuto comunque per molti versi una chiusura, seppur in alcuni casi parziali, in alcuni casi totali, per lunghi mesi, lasciando comunque anche alcune famiglie, di solito le famiglie più fragili, comunque senza un aiuto, senza comunque un canale, di ascolto e di accompagnamento e supporto. E poi quali sono stati in un certo senso i bisogni emergenti, proprio cercando di capire anche di non lasciarsi abbandonare, in un certo senso di non abbandonarsi ai luoghi comuni, a quello che in un certo senso ormai era stato, aveva riempito le pagine di tutti i giornali, dei social, diciamo la situazione catastrofica che per molti è stata quella più semplice da descrivere. E di conseguenza, appunto, vedete, le diverse aree constavano di parecchi item, comunque i caratteri della strutturazione della fase d'accoglienza, i caratteri della progettazione didattica organizzativa, le dinamiche della relazione e così via, come ho detto poco fa. Allora, il campione che è emerso da questi 2.280 questionari è un campione che rispecchia
un profilo docente che corrisponde ai profili docenti emergenti dai principali studi nazionali e internazionali. Anche il recentissimo report di marzo 2021 che ci illustra il profilo dell'insegnante in Europa e il rapporto Euridice ci riporta un quadro che è abbastanza simile a quello che nel nostro piccolo attraverso il questionario abbiamo rilevato, ovvero quello di un campione di docenti comunque che sono in qualche modo ricoprono una fascia d'età abbastanza avanzata e in particolare in Italia, proprio anche nel rapporto, emerge come nell'arco di 15 anni la maggior parte dei docenti ora in servizio, più della metà dei docenti ora in servizio comunque andrà in pensione, quindi anche le problematiche relative al reclutamento dei nuovi insegnanti. E diciamo che appunto il nostro campione ha rispecchiato un po' questo, ma adesso lo vedremo con i dati. Il ruolo stesso professionale, dicevamo, parecchi insegnanti, la maggior parte di sostegno curricolari, educatori, qualche dirigente, qualche genitore si è sentito comunque chiamato in causa e ha compilato il questionario ed altri appunto che hanno ricoperto funzioni strumentali e ruoli comunque differenti, pur sempre all'interno della scuola. L'appartenenza anche a diversi ordini scolastici, abbiamo ovviamente una preponderanza della scuola primaria, ma anche la scuola secondaria ha avuto un numero discreto di partecipanti e poi la distribuzione territoriale. Vedete come, appunto, si diceva poco fa, la maggior parte insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e poi via via l'educatore scolastico, gli insegnanti di religione. Abbiamo voluto dedicare una piccola riflessione anche rispetto al ruolo degli insegnanti di religione, che abbiamo notato come in un certo senso si siano chiamati in causa anche in linea con alcune normative che in qualche modo prevedono una formazione anche relativa all'inclusione, alle tematiche inclusive anche per appunto il gruppo degli insegnanti di religione e quindi abbiamo dedicato una piccola riflessione anche su questo proprio perché c'è stato un maggior coinvolgimento, un dimostrare di sentirsi comunque coinvolti nel processo inclusivo, anche perché crediamo moltissimo che erroneamente a quanto ogni tanto ci sentiamo dire anche dai docenti quando comunque appunto andiamo nelle scuole, facciamo consulenza, anche gli insegnanti che hanno 2 ore alla settimana in una classe sono insegnanti che potrebbero essere significativi per i processi inclusivi e per il buon fine, per far andare a buon fine il processo inclusivo. Quindi nessuno escluso in questo senso e ci ha fatto molto piacere appunto che anche una piccola percentuale sia stata appunto ricoperta dagli insegnanti di religione. L'ordine d'appartenenza, come vedete, appunto 42,30 la scuola primaria, seguita dalla secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e la scuola dell'infanzia. Il ruolo, prevalentemente, l'abbiamo visto, il sesso prevalentemente femminile, anche rispecchiando anche qua un po' i profili che comunque ci sono anche dalle diverse ricerche, la provenienza prevalentemente dal nord-ovest, nord-est, a seguire centro-sud e isole, le isole con una buona partecipazione. La fascia d'età, vedete, comunque compresa nella stragrande maggioranza dai 36 anni a salire. La fase dell'accoglienza, che cosa ci ha dato, ci ha restituito come dati? L'area dell'accoglienza ci restituisce un 84% che dichiara di aver realizzato comunque una specifica attività durante la prima settimana di scuola. Da questi dati è emersa anche per tutti gli item successivi che hanno cercato di indagare come questa accoglienza sia stata realizzata. È emerso un po' un'accezione un po' superficiale dell'attività d'accoglienza, e dopo vi spiego perché. E soprattutto anche è emersa una difficoltà di individuare strategie concrete, strategie di differenziazione che siano legate davvero ai processi, ai prodotti e non solo ai contenuti. Ad esempio, appunto, rispetto agli adattamenti progettati nella fase d'accoglienza per gli allievi con bisogni educativi speciali, è emerso prevalentemente che
diciamo, gli elementi che sono stati introdotti sono stati quelli della durata differente, oltre il 50%, dei linguaggi differenti, dei contenuti differenti e a seguire gli spazi. Questo dato ci ha fatto riflettere perché si parla tanto di contesti, di Universal Design for Learning, di costruzione dei contesti, progettazione dei contesti e lo spazio di fatto appunto ha riportato diciamo una percentuale a nostro avviso più risicata rispetto ad altre, nonostante diciamo dovesse essere forse uno degli aspetti principali e prioritari, visto che comunque la pandemia aveva portato con sé tutta una serie anche di protocolli che proprio partivano anche da una rivisitazione, da una riorganizzazione degli spazi, perché da lì bisognava partire. Certo, sappiamo benissimo che ci sono tanti istituti che mancano di spazi, non tutti gli istituti hanno ovviamente degli spazi all'aperto, ma certamente il porsi, diciamo, il problema di come costruire gli spazi per renderli più accessibili e renderli più accoglienti e soprattutto per guidare un po' una fase d'accoglienza è stato un dato che in qualche modo ci ha sorpreso. La durata dell'attività d'accoglienza, anche questo è stato un altro dato. Se voi vedete, più della metà dei rispondenti al questionario ha riportato comunque da meno di un'ora a una giornata, quindi l'attività di accoglienza si è risolta nell'arco di 24 ore. E se poi vediamo appunto il restante 50%, andiamo su valori differenti sicuramente che sono più verosimili a livello di attività di programmazione di attività di accoglienza. Anche la tipologia, ci è sembrato interessante rilevare che la maggior parte ha inteso come attività di accoglienza attività ludico-ricreative. Non ha inteso altri tipi di attività che comunque possono essere altrettanto accoglienti, non ha previsto attività che possono anche essere attività curricolari, attività laboratoriali, di storytelling piuttosto che di altra natura, che in qualche modo possono comunque fare la differenza a livello di creazione del gruppo, a livello di consolidamento delle relazioni. E a livello proprio di rapporto diretto e di ascolto anche nei confronti dei ragazzi, proprio perché uno degli obiettivi della fase d'accoglienza era anche quello di ascoltare anche le fatiche di questi ragazzi che in qualche modo avevano avuto questa interruzione o questa intermittenza. L'area della progettazione didattica ed organizzativa, c'è stata la realizzazione, l'affermazione da parte dell'87% del campione che c'è stata la realizzazione di percorsi differenziati per alunni con bisogni educativi speciali, che c'è stata comunque una condivisione con tutti i membri del team, addirittura l'88,8%. E una riduzione considerevole nel numero delle risposte fornite, se nel caso in cui però si sia chiesto di specificare quali fossero questi percorsi differenziati e quali fossero le strategie che sono state realmente adottate. E questo ci ha fatto riflettere anche perché stride un po' con alcune situazioni che comunque quotidianamente viviamo nella scuola. La condivisione con tutti i membri del team sappiamo che non è sempre così semplice, così come pure i percorsi differenziati per alunni con bisogni educativi speciali, sappiamo che non sempre si realizzano, nel modo più concreto, coerente ed efficace. Un altro aspetto è stato quello proprio legato in un certo senso, alle strategie di differenziazione che si sono realizzate. E vedete che l'attenzione in qualche modo è stata richiamata dal termine facilitazione. Molto spesso c'è stato un po' il considerare le strategie di differenziazione come facilitazione, semplificazione di un percorso didattico, semplificazione del contenuto. E quindi l'idea di differenziazione si riduce alla facilitazione, ma sappiamo che c'è ben altro a livello di differenziazione didattica. Sappiamo che le strategie che ci stanno dietro sono ben altro e sono anche molto più variegate, sono parecchie, sono davvero anche delle risorse autentiche che cercano davvero di dare una restituzione a tutti e alle caratteristiche di tutti gli alunni. Quindi vedete che prevalentemente sono stati questi due aspetti, le due strategie preferite.
La relazione tra i pari. Un quadro ottimale sicuramente anche rispetto a questo, una conoscenza da parte di molti insegnanti rispetto alla qualità che comunque si è riscontrata nelle relazioni tra compagni, sia in senso molto generale, sia anche a livello proprio di rapporti amicali e di relazione stretta tra compagni di classe. Anche si è riscontrato da parte degli insegnanti, gli insegnanti hanno riscontrato un livello di inclusività, quindi gruppi di bambini e di ragazzi accoglienti che non hanno isolato i ragazzi con bisogni educativi speciali, un'adeguatezza comunque anche rispetto a quelle che possono essere state le possibilità di apprendimento nel gruppo, nel piccolo e nel grande gruppo, e un grado anche di strutturazione dei rapporti. Quindi in un certo senso c'è stato un riconoscimento di una relazione tra pari che comunque è stata definita una relazione di qualità, salvo poi provare a chiedere quali fossero in qualche modo anche le conoscenze da parte degli insegnanti relativamente a questo tipo di rapporti che potevano anche in qualche modo svilupparsi tra pari anche al di là della scuola, e lì è sceso notevolmente anche il numero di risposte che sono state date a questo tipo di quesito. La relazione anche con le famiglie. Di fatto c'è stato la relazione della scuola con le famiglie, c'è stato sicuramente un forzato avvicinamento. Sappiamo, la famiglia è entrata a scuola, la scuola è entrata a casa, molto più di prima. Qualcuno potrebbe dire, da tanto che si parla di famiglia e scuola, di corresponsabilità scuola-famiglia, di rapporto scuola-famiglia, però certamente la pandemia ha messo di fronte ad una scelta obbligata che è stata quella inevitabilmente di vedere una scuola che entrava nella casa di tutti i ragazzi e viceversa della famiglia che entrava a scuola. È entrata anche in modo spesso non in modo efficace, è entrata con anche diciamo delle modalità molto discutibili, e certamente questo è stato un aspetto che ha caratterizzato e che ci è stato restituito anche da tutte le ricerche che sono state fatte. Nel nostro questionario questo tipo di relazione è stata dipinta abbastanza in modo edulcorato. Comunque c'è stata la maggior parte di coloro che hanno risposto che hanno affermato di avere buoni e ottimi rapporti con la famiglia, e anche sul piano della qualità della comunicazione, della frequenza, della costanza. In questo senso sappiamo che non è sempre così. Scusate, ma. Quindi in questo senso, vedete, i dati che abbiamo raccolto sono stati la relazione efficace con le famiglie degli alunni, addirittura il 95,8%, la relazione efficace con i servizi, il 75%, scende un po' la percentuale, ma comunque una percentuale un po' elevata. La qualità di relazione con le famiglie con bisogni educativi speciali, appunto, nei valori 3 o 4, ovvero buono, molto buono, vedete che è la maggior parte, quindi tutti hanno in qualche modo affermato di avere buoni rapporti. Questo ci ha fatto interrogare perché, di nuovo, con le esperienze, ma anche con i dati delle ricerche, quello che si è sempre saputo rispetto a questo tema, che è sicuramente un tema molto caldo, un tema per certi versi scottante, perché comunque fa la differenza anche rispetto alla completa inclusione e alla realizzazione di processi inclusivi che siano davvero efficaci. E quindi, ecco, è stato un dato che ci ha sorpreso da un certo punto di vista, se fosse vero, molto piacevolmente, dall'altro ci fa in qualche modo sospettare che ci sia stata appunto una visione, cioè ci sia stata data un'immagine da questi dati abbastanza edulcorata rispetto a quella che è la situazione. Per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia, infatti abbiamo potuto vedere in un certo senso come si possano riscontrare due poli. Da un lato una sorta di estremo maternage, attivato sia dagli insegnanti sia dalla famiglia. Sappiamo benissimo, non è da adesso, non è dalla pandemia, che siamo nella fase in cui tante ricerche ci dicono e ci parlano di famiglia elicottero, famiglia spazzaneve, genitori spazzaneve.
ragazza neve, genitori elicottero, proprio per in qualche modo rappresentare quello che molto spesso è l'atteggiamento della famiglia nei confronti dei figli, che è quello di sgombrare il campo da qualsiasi tipo piccolo problema che ci possa essere per cercare di tutelare i figli e in qualche modo non fargli vivere situazioni di frustrazione, che certamente può essere legittimo come atteggiamento, ma sappiamo benissimo che poi a lungo andare anche forma e forgia forse il carattere in modo più fragile rispetto ad altre situazioni. Così anche alcuni insegnanti, abbiamo sentito anche storie di insegnanti che hanno accudito il bambino con bisogno educativo speciale anche a casa, portando la spesa alla famiglia. Certo, ci sono delle state delle situazioni di fragilità che però appunto ci portano a sottolineare come forse poi venga meno il rispetto dei ruoli e mancando il rispetto dei ruoli c'è poi una confusione di fondo che si viene a creare che poco ha a che fare con il cercare di trovare canali di aiuto per le famiglie più fragili, perché l'andare a sostituirsi a possibili canali di aiuto, certo, può portare a questa forma di estremo maternaggio a scapito comunque anche di un'emancipazione della stessa famiglia e del bambino che comunque ha bisogni educativi speciali. Dall'altra parte, altrimenti, abbiamo vissuto situazioni dove comunque sempre il rapporto scuola-famiglia ha riportato più un atteggiamento di esternalizzazione delle responsabilità. Di nessuno era la responsabilità rispetto ad alcune situazioni, ad alcune fragilità. E anche questo, ovviamente, capiamo benissimo come possa essere una situazione che in qualche modo non facilita l'attivazione di quelli che sono davvero processi inclusivi, coerenti e significativi. Quali sono stati, in un certo senso, i bisogni emergenti? Certo, di dati ce ne sarebbero tantissimi altri, non ci sembrava il caso proprio di enucleali, sono in pubblicazione alcuni articoli, alcuni contributi che li spiegheranno più nel dettaglio. Certamente i bisogni che sono emersi sono stati quelli di rilevare, come già stato detto prima, anche quelli che sono vecchi bisogni che sono rimasti e forse si sono acuiti e quelli che sono in qualche modo emersi come nuovi bisogni. Certamente alcuni di questi bisogni sono stati manifestati dai ragazzi e dai bambini nel periodo di lockdown e in un certo senso si sono anche protratti ed estesi anche in qualche modo assumendo delle forme di espressione differenti anche nelle diverse realtà. C'è stato addirittura il 63,4% che ha dichiarato di avere esigenze diverse rispetto alla situazione precedente che si verificava a scuola, ma sappiamo benissimo che questo può essere stato magari più determinato dal fatto che la situazione abbia aggravato, ma i bisogni che già c'erano, quello che possiamo in qualche modo forse affermare è che chi lavorava bene prima, seppur con fatica, con impegno, ma con fatica, ha continuato anche nel periodo del lockdown a lavorare in un certo modo, ha continuato nella ripresa, nel back to school, ha continuato in questa fase intermittente, che abbiamo vissuto fino a poche settimane fa. Chi non lavorava prima in modo adeguato da un punto di vista inclusivo ha continuato e forse ha acuito, ha allargato la forbice in questo senso rispetto a quello che è la differenza tra il raggiungimento di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi inclusivi e quella che è la situazione reale. C'è stato un gap, del resto è stato riportato anche da tante famiglie nella nostra prima fase di lockdown non avevamo fatto una vera e propria ricerca, ma avevamo provato ad intervistare anche alcune famiglie che vivono appunto la disabilità dei figli o comunque che hanno figli con bisogni educativi speciali e quello che tutti ci hanno riportato è stato comunque una sensazione di isolamento. Quindi capite anche la nostra considerazione rispetto a questo tipo di risposta che il questionario ha riportato anche rispetto al rapporto scuola-famiglia. C'è sicuramente il bisogno di comprendere meglio, senza correre il rischio di cadere in luoghi comuni. C'è bisogno di comprendere che, come dice Recalcati, siamo ancora in tempo, anche se siamo sempre in ritardo. Cioè, se il nostro atteggiamento è un atteggiamento propositivo, che cerca di essere costruttivo e cerca di andare in una direzione sicuramente di migliorare alcune situazioni che si possono essere venute a creare o che la pandemia può aver acuito, cioè
certamente siamo sulla strada giusta. Se siamo comunque in quell'atteggiamento, in quella modalità, in quel mood, secondo cui vediamo sempre tutto ciò che manca, tutto ciò che non c'è e non riusciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, non riusciamo a trasformare le sfide in opportunità, certamente diventerà sempre peggio la situazione da un punto di vista inclusivo, perché comunque i primi che si perdono sono sicuramente i ragazzi più fragili. Di fatto, quindi, questi sono un po' alcuni spunti, ma poi anche i colleghi approfondiranno un po' questo. Rafforzamento quindi necessario di alcune evidenze pedagogiche, l'abbiamo detto, cioè tutto ciò che c'è stato non è stato solo negativo, è qualcosa che deve essere implementato in una forma di didattica che deve svecchiarsi, ma questa era un'esigenza già del passato. C'è la necessità comunque di costruire un rapporto, un percorso, un processo di crescita che sia comunque significativo e che sia alimentato da relazioni significative con adulti e pari, che siano davvero adulti in qualche modo che possono fare la differenza da un punto di vista proprio anche di incisività e nel processo educativo, sia che siano genitori, che siano insegnanti, che siano gli operatori dei servizi. Ci deve essere sicuramente anche la necessità di sperimentarsi in un contesto che sia emotivamente rilevante e socialmente adeguato, quindi la costruzione dei contesti, attenzione alla costruzione dei contesti che poi è richiamata da più fronti, ma non solo dalla prospettiva biopsicosociale, ma anche solo da tutto ciò che il nuovo PEI sta portando con sé a livello di cambiamento davvero e autorevole da un certo punto di vista. L'importante è fare ciò che in un certo senso è previsto dai documenti e dalla normativa. L'adozione comunque di strategie didattiche che siano finalmente strategie all'avanguardia che implementino anche tutte quelle conquiste che il digitale ha portato con sé, non solo delle problematiche. E la scuola anche come luogo davvero dell'equità e non dell'uguaglianza. Cercando di non dare a tutti la stessa cosa, ma appunto di dare a tutti ciò di cui ciascuno ha bisogno. Certo, c'è una riflessione di fondo che può essere, adesso vado veloce perché mi sa che il mio tempo sta per finire, ma c'è sicuramente un tentativo di ragionare verso una consapevolezza che sia condivisa anche attorno a degli assunti che sono fondamentali per in qualche modo innestare i processi inclusivi, l'abbiamo detto, la convinzione che tutto ciò richieda un notevole impegno. Ricordo quando siamo andati nelle prime volte nelle classi con la ricerca sulla differenziazione didattica e proponevamo questo tipo di prospettiva metodologica, di approccio differente. Alcuni insegnanti, la prima cosa che ci avevano sottolineato era quello che serviva più tempo per mettere in campo la differenziazione didattica, le strategie di differenziazione didattica, perché non era semplice. Certo, nessuno ha mai detto che sia semplice, nessuno ha mai detto che non ci voglia un impegno in questo senso che sia un impegno canalizzato, strutturato, non un impegno che in qualche modo non sia all'interno di una struttura progettuale precisa. Tante volte quello che facciamo è le fatiche si disperdono perché? Perché comunque non c'è un progetto, non c'è la cornice. Manca la cornice. Invece, in questo senso, bisogna assolutamente lavorare e da un punto di vista sia didattico, progettuale e anche organizzativo, non da ultimo. La misura unica, la taglia unica non funziona più, bisogna comunque rinnovarsi e qua di nuovo la sottolineatura di una logica di differenziazione didattica che diventi davvero la via obbligata per l'inclusione, come dice il professor D'Alonso, perché così deve essere, nel senso che è quella che al momento ci sono maggiori strategie all'interno della scuola, se la scuola deve essere davvero inclusiva e tutti crediamo nell'inclusione anche. E la percezione anche relativa all'emergere comunque di nuove esigenze, anche in qualche modo che gli stessi alunni con bisogni educativi speciali
mostrano tutti i giorni, proprio anche per la varietà enorme di bisogni educativi speciali. E con il Covid sicuramente questi saranno destinati a incrementare notevolmente. Pensiamo solo a tutti i disturbi d'ansia dei preadolescenti e degli adolescenti che vengono certificati davvero e hanno avuto un incremento in quest'ultimo periodo davvero notevole, che non possono essere lasciati senza risposte, perché comunque altrimenti il rischio è quello di andare a ingrossare le file di quel numero, purtroppo già elevato, di ragazzi che sono comunque fuori dalla scuola, quella percentuale relativa alla dispersione scolastica che è ancora un po' il nostro punto di debolezza, uno dei punti di debolezza. Ci piace sempre, è una conclusione che faccio a due voci anche con la mia collega, salutarvi con questa frase, perché certamente la situazione non stiamo dicendo che sia semplice, l'abbiamo dipinta sicuramente come una situazione complessa, quale complessa è, ma certamente dobbiamo anche affermare che non possiamo tornare indietro e cambiare l'inizio, perché questo ovviamente non si può fare, ma si può iniziare da dove siamo e cambiare il finale. Grazie. Grazie a te Elena per questa approfondita analisi della ricerca intrapresa, una ricerca non semplice perché eravamo in pieno periodo, vero, di zone rosse, arancioni, gialle, verdi, eccetera, eccetera. Grazie per le tue analisi, conclusioni che a mio parere sono le conclusioni del titolo di questo nostro incontro. E anzi, lasciatemi aprire una breve parentesi, voglio davvero ringraziare tutti i partecipanti. Oggi è venerdì, vero? Oggi è venerdì. E avere tutti questi partecipanti mi fa davvero, davvero onore. Siamo onorati di avervi qua. Grazie per la vostra presenza. Il venerdì è un giorno terribile perché siamo tutti stanchi e vedere così tanti partecipanti ci conforta nello sperare che la scuola italiana possa diventare sempre più inclusiva, sempre più capace di corrispondere ai bisogni dei nostri allievi. Stiamo parlando di allievi però e adesso con la dottoressa Roberta Sala affronteremo anche il tema del dare voce ai ragazzi, vero Roberta? Perché non ci dobbiamo mai dimenticare che dopo gli attori sono loro, gli attori e le conseguenze, sia positive che negative, delle nostre azioni dopo si riverberano su di loro. Quindi a te la parola, Roberta, facci sognare, dai. Grazie, grazie, facci sognare sembra la frase non di un juventino ma di un interista, ma Per comunque favore, non iniziamo, non iniziamo. cercherò di farvi sognare, ma soprattutto quello che cercherò di fare, mi sentite bene? Molto bene. È quello che l'intento che ci siamo dati un po' come gruppo di progetto, no? Quando ci siamo trovati, facciamo un po' di backstage, quando ci siamo trovati per organizzare, no? I contenuti di questo webinar, la presentazione della nostra ricerca, ci siamo detti, naturalmente la priorità va nella direzione del presentare i risultati, no? Di questo questionario applicato, somministrato su insegnanti ed educatori, però avevamo un po' tutti la sensazione che ci mancasse un pezzo rilevante nel processo inclusivo, no? Che non sono solo i destinatari, ma anche i protagonisti dell'inclusione. Allora ci siamo detti: proviamo a aprire la finestra e far entrare dell'aria, non che i locali delle colleghe Maggiolini e Zanfroni non fossero sufficientemente areati, però abbiamo avuto la netta sensazione che fosse necessario comunque dare la parola, dare voce e parola alle ragazze e ai ragazzi, no? Perché? Perché comunque sia quando si parla di inclusione è necessario avere un quadro il più possibile ricco, articolato, no? È importante mettere insieme le tessere del puzzle per comunque costruire, creare un complesso sistema di significati che ci dia un'idea, no? Della varietà e della complessità, ma soprattutto quello che noi premeva attraverso sicuramente un approccio informale di tipo qualitativo, sono delle mini interviste, un po' la Severgnini, tanto per intenderci, ma ci interessava
no? Adottare un approccio partecipativo. Come? Beh, abbiamo cercato di uscire da quella che è la nostra consuetudine di parlare dei ragazzi o sui ragazzi, ma abbiamo provato a dare loro la voce, a parlare con i ragazzi e le ragazze a proposito dell'inclusione, perché al di là dei grafici, al di là degli elementi, dei risultati che sono sempre comunque molto illuminanti e molto suggestivi, quando noi pensiamo a un grafico, dobbiamo pensare che dietro al numero ci stanno fatiche, gioie, ma anche salite, discese, ci stanno passi in avanti, regressioni, sia da parte delle studentesse e degli studenti che da parte naturalmente dei docenti che hanno il compito appunto di accompagnarli nel loro percorso inclusivo. E allora questo grafico che mi piaceva, che grafico non è, unisce l'aspetto quantitativo che è inesistente in questo caso, con tutta quella parte di salite e discese che contraddistingue lo scenario che caratterizza l'inclusione. E allora abbiamo detto, proviamo con delle mini interviste. Il primo malcapitato di turno è un ragazzino che io conosco da quando aveva 4 anni, quindi da un po' di tempo, e gli ho fatto alcune domande e lui ha risposto così. Adesso mi hanno detto che devo tenere al massimo il volume. Abbiamo la registrazione, bisogna far passare 5 secondi. Bene, bene, eccoci qui, no? Iniziamo la nostra intervista, Edo. Benissimo. Tutto bene? Sì. Ok, perfetto. Edo, vuoi presentarti? Va bene. Mi chiamo Edoardo Arena, ho 14 anni, faccio la terza media, quest'anno ho gli esami, gioco a basket da 5 anni e niente. Ho un cane e un gatto Un cane splendido, ascolta Edo, io come ti avevo anticipato ti faccio questa brevissima intervista perché a noi, a me in particolare, interessa capire il punto di vista tuo e delle ragazze e dei ragazzi della tua età a proposito della scuola, soprattutto in questo periodo che è un po' così, no? Ora parto con la prima domanda. Tu rispondi come ti senti, tranquillo, Va spontaneamente. bene, va bene. Ok, allora, in questo periodo in cui la scuola era chiusa, tu sei rimasto a casa oppure sei andato là? Sono andato a scuola perché ad alcuni ragazzi che devono essere un po' più sollecitati nello studio e hanno bisogno più di una mano, gli è stato concesso di andare a scuola, tra cui io. Ok, benissimo. Come ti sei trovato in questa realtà un pochino diversa dalle solite? Allora, diciamo che ci sono stati dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi sono quelli che a scuola eravamo praticamente in 6 per 7, 6 persone, eravamo pochissime, quindi c'era meno confusione e mi trovavo bene. E invece il lato negativo è che tutti gli altri erano a casa in didattica digitale integrata e quindi non è abbastanza è anche un po' strano andare a scuola in 7. Eh sì, certo, quindi aveva i suoi pro e i suoi contro. Sì, esattamente. Erano di più i pro e i contro, secondo te? Cioè, c'erano più lati positivi o lati oppure un po'. Ma dipende perché dipende, ci sono, secondo me è uguale, nel senso sia pro che contro. Sì, ma senti, ma visto che è una situazione un po' diversa, no, dalle solite, come pensi che possa essere migliorata? Mi spiego meglio. Immaginati che il direttore, no, della scuola dica: Edoardo Arena, ti do l'incarico di organizzare questa didattica per piccoli gruppi quando gli altri sono a casa con la didattica integrata. Secondo te, cosa si potrebbe migliorare? Lo so che è una domanda un po' difficile, lo Sì. sapete, eh? Sì, allora, su ciò che si potrebbe migliorare, per esempio, non lo so di precisione, perché secondo me
È perfetto così come sta, nel senso, andare a scuola, cioè quando siamo andati appunto noi in sei a scuola, se, in sei persone, cioè devo dire che non ci sono state cose su cui poteva andare meglio. Ok, bene, allora quindi ti ritieni soddisfatto, insomma, Sì, della tua sì, sì, sì. istruzione. Invece proviamo a pensare invece alla didattica a distanza o didattica integrata. Tu come ti sei trovato con questo tipo di didattica? Allora, per me la didattica a distanza non è scuola, per me. Non si può fare perché c'è chi non ha la connessione, c'è chi non ha la connessione che non va, chi usa il telefono durante la video lezione perché pensano che, alcuni pensano che i prof siano così stupidi che non che non se ne accorgono. Invece Invece poi è capitato una volta che in didattica a distanza abbiamo dovuto vedere un film. Io dico, cioè non si può vedere un film a didattica a distanza perché è tutto con la connessione che va, cioè non ha molto senso, secondo me. È una cosa che non ha senso. diventa, è un problema grosso. Ci sono stati invece anche dei lati positivi oppure non sei riuscita ad averli? Lati positivi non credo che ce ne siano stati molti. Secondo me più lati negativi che lati positivi, secondo me. Beh, penso che siano molti la pensino come te, Edoardo. Sì. Qui se io ti faccio una domanda secca, no? Dicendoti, chiedendoti quale di questi tre tipi di scuole preferisci? In presenza, come sempre, prima della pandemia. In presenza, ma piccolo gruppo, come hai sperimentato recentemente, oppure a distanza, quale di queste tre tu preferisci, ti trovi più a tuo Mi agio? trovo più a mio agio in presenza, ma a piccoli gruppi, perché c'è meno confusione, io sto meglio. Poi quando sono andato a scuola in sette ho fatto più amicizia con dei miei compagni di classe. Sì, diciamo di sì. Ma solo piccoli gruppi, quindi anche formati da ragazzi che devono essere sollecitati, come dici tu, o in generale ti piacerebbe una scuola a piccoli gruppi? Una domanda. Cioè, secondo me anche in generale potrebbe andare bene, in generale. Certo, non solo quelli che Eh devono sì, essere sollecitati. no, non solo quelli, sì. Ok, molto molto bene. Senti, come vorresti che fosse la scuola, no? L'ultima domanda. Poi dopo veramente ti ringrazio e ti lascio andare. Ok. Come vorresti? Prova a pensare, Edoardo, prova a pensare a un'immagine, un colore, un suono, un luogo che hai visitato, un piatto che vorresti, un cibo che vorresti mangiare. Cioè, fatti ispirare da qualcosa che ti fa dire, beh, mi piacerebbe che la scuola avesse questa immagine. Hai provato a pensarci? Allora, scusa, ma non ho capito molto bene là. È È un po' difficile. un po' difficile, un po' creativa, ma ascoltami, ma tu come vorresti quindi che fosse la scuola in generale? Come vorrei che fosse, allora? Io Indipendentemente dal Covid, da tutto quello che abbiamo passato. vorrei che qualcuno, cioè, che quando si va a scuola, cioè, vorrei che la scuola non che a scuola non ci non dobbiamo mettere le mascherine, cioè vorrei la scuola come prima, esattamente La scuola come come la prima media, perché in prima media è stato l'anno più bello per me, perché ha si è fatto trovato bene. sì, perché andavo d'accordo con tutti i miei compagni di classe, vabbè, andavo molto d'accordo con loro. Andavo d'accordo con gli insegnanti, poi a fine anno abbiamo fatto anche una gita molto bella, che molto bella, molto bella. E
E niente, io vorrei che la scuola come prima, cioè prima del Covid, Prima esatto. del Covid, come era nella normalità, come lei sempre vissuta, eh? Se ti dico la parola inclusione, ti dice qualcosa questa parola? È una parola Sì, tipica. Cosa vuol dire inclusione secondo te? inclusione vuol dire che tutti devono stare dentro a qualcosa. Beh, Inclusione. bello, molto bello. Bello, condivido pienamente. Senti, Edoardo, l'intervista nostra è finita. Io ti ringrazio tantissimo perché Grazie a te. il tuo contributo è stato preziosissimo. Adesso cosa fai di bello? Vado avanti perché cosa fa di bello Edoardo? Ha risposto i compiti. Lui è un ragazzo che si è definito sollecitato. Guardate che razza di scelta lessicale ha utilizzato per dire sono un ragazzo che appartiene a quella categoria di bisogni educativi speciali per i quali è stato offerto questo corridoio che non si capisce bene di che natura fosse, pre-inclusiva, post-inclusiva, non inclusiva, lasciamo i posteri l'ardua sentenza, no? Però ci sono altri ragazzi sollecitabili che noi abbiamo intervistato, non abbiamo video, ma pensiamo per esempio a questa domanda: sei andata o andato a scuola in questo periodo? E Greta, che è una ragazza della seconda secondaria di primo grado e che è un'alunna con un DSA, ha detto, udite, udite, no, ero a casa, non ho voluto perché ci andavano solo i disabili. E c'è da riflettere su questa risposta, c'è da riflettere tanto. Poi Ivan il Terribile ha detto che, scusate, non riesco a, ho la finestrella, ecco, avevo il professor D'Alonso che mi occupava la finestrella di Ivan il Terribile, sì, e qualche volta, Zacca ha detto qualche volta, ma non mi andava sempre di vestirmi, perché questo contesto dove comunque ci si adagia e porta a una condizione di questo tipo è abbastanza comune nei ragazzi. Mattia, ragazzino con autismo, sì, ma io volevo stare a casa. Andiamo avanti. Abbiamo intervistato in particolare Greta perché ha detto che lei proprio non ne voleva sapere perché in quella scuola c'erano i disabili e che quindi lei avrebbe preferito rimanere a casa. Come ti sei trovata con la didattica a distanza? Un po' bene perché facevo le cose con un po' di tempo in più, male perché mi mancavano i miei compagni, quindi la differenza tra relazioni e contenuti di apprendimento. Siamo una classe unita. L'altra domanda, continuo a spostare il professor D'Alonso, meglio a distanza o in presenza? In presenza per tutta la vita, la scuola mi manca, però cosa? Però, ma non saprei, a volte mi sembra di lavorare meglio, con più tempo e meno la paura di rimanere indietro. Infine, come pensi si potrebbe migliorare la didattica a distanza, che poi era didattica a distanza integrata, meglio, meno compiti di sicuro. Ricordiamoci il fenomeno dello svuotatasche di compiti che ha avuto luogo sia nel periodo, soprattutto nel periodo del primo lockdown, ma tutto sommato che si è prolungato anche nelle chiusure successive. E poi dice, mi piacerebbe fare un po' e un po'. Ma ritorniamo ai nostri sollecitabili, cioè quei ragazzi che a scuola ci sono andati. Ivan dice, come ti sei trovato? Gli abbiamo chiesto. Beh, insomma, eravamo in pochi, siamo quelli un po' indietro noi. Brutto vedere la scuola vuota, però devo dire che Elena aveva tempo per guardarmi di più. E Zac, ripeto, alunno con DHD, un mortorio andare in presenza, come dice la mia mamma. Ci andavamo noi un po' scassati. Ma, e qui concedetemi il termine, non l'ho voluto, correggere, d'altra parte anche un po' sdoganato, a distanza come ti sei trovato? Allora, stare in ciabatte è bello, però mi mancavano i miei amici, far casino con loro. A volte mi alzavo dal PC e la maestra si arrabbiava, ma io non riesco a stare fermo, però con le ciabatte va meglio, a scuola ho le scarpe e mi sembra di avere il fuoco nei piedi. E poi Mattia,
Mattia dice in presenza, beh no, sposto il professore, beh no, non si sta male, poca gente, poco rumore, no? E infine, a distanza, molto bene, più facile, meno confusione, tutto più piano e non mi scherzano. Andiamo avanti perché ce ne sono ancora delle belle, ci hanno riservato delle perle. Del resto, passare il testimone alle testimonianze dà sempre un senso, no, al nostro parlare. Preferisci così o a distanza? E siamo sempre con Ivan, non saprei, diciamo che preferisco andare a scuola e basta. A volte litigo con i compagni, ma non si sta malaccio, tutto sommato, no? E Zach, alunno con ADHD, presenza, ma con le ciabatte, è un mantra per lui. L'idea di avere le ciabatte ai piedi rappresenta per lui una forma di agio molto importante e con pochi lavori per volta. Questa è un fil rouge, anche Greta, alunna con DSA, diceva pochi lavori per volta, mica tutto assieme come si fa a scuola. E andiamo avanti un pochino più velocemente. Mattia propone una cosa un po' originale, a distanza, oppure sarebbe utile, dice Mattia, ci ho impiegato un po' a capirlo, andare a scuola, però se mi lasciano ogni tanto andare in aula computer con Selene, che è la sua amica, e mi lasciano lì a lavorare. Poi torno in classe, ma sto anche in un posto tranquillo. E poi a un certo punto si illumina e dice: Ideona, potrei collegarmi con la mia classe dalla scuola. Quindi ha trovato un misto di distanza in presenza o presenza distante. Come vorresti che fosse la tua scuola? Stiamo quasi concludendo. Un posto dove si va un po' al rallentatore, meno di fretta. Ma in fondo, tutto sommato, dice Greta, mi piace così. E Ivan, sposto. Uno stadio con il pubblico, noi giochiamo e gli altri ci guardano, così vedono di cosa siamo capaci. Bello, eh? Zach, l'uomo delle ciabatte. Come Italia Got Talent, perché ognuno è libero di fare il numero che gli pare. Infine Mattia, coerente con il suo autismo, un posto dove si fa meno confusione e dove non ti scherzano. Allora, qualche riflessione non solo sulle risposte dei ragazzi, ma anche su questo tipo di approccio partecipativo. Noi dovremmo cercare in un'ottica di recupero, che non è solo un recupero degli apprendimenti, un recupero delle competenze, un recupero dei contenuti persi, ma è un recupero delle relazioni. Dovremmo cercare di restituire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la parola, ma anche la voce. Che differenza c'è? Beh, una differenza sostanziale. La parola, perché dobbiamo ascoltare loro, dobbiamo chiedere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che cosa vuol dire per loro l'inclusione, che cosa si aspettano, come vorrebbero la loro scuola inclusiva, ma non dobbiamo perdere di vista quelle vibrazioni, quelle risonanze, quelle amplificazioni emotive che danno significato alla parola, quindi la voce. Dobbiamo restituire voce e parola. E questa è l'essenza proprio della partecipazione. E dobbiamo dalle loro mani recuperare l'impronta digitale della scuola inclusiva, cioè dobbiamo rimettere l'inclusione al centro di tutto. Secondo me, l'inclusione, secondo noi, l'inclusione è la dimensione che fa la differenza tra una scuola e l'altra, ma soprattutto è quella dimensione dalla quale dovrebbero discendere tutti. Le decisioni in termini di governance, in termini di policies e quindi di decisioni all'interno dell'istituzione scolastica che non possono prescindere dalla parola chiave inclusione.
Non esiste un pensiero sull'inclusione che non sia condiviso, ma proviamo a interrogarli, questi ragazzi, proviamo a chiedere loro, diamo loro voce e parola, perché se noi domandiamo loro che cos'è l'inclusione, io ho azzardato con Edoardo, peraltro non era neanche tra le risposte, tra le domande, perdonatemi, previste, l'ho buttata lì, ma secondo te se ti dico la parola inclusione, ebbè, proviamo, dobbiamo osare con i ragazzi, proviamo a chiedere loro che cos'è l'inclusione, quali episodi secondo loro sono stati inclusivi, in quali circostanze della loro vita hanno avuto la netta sensazione che l'inclusione non fosse così presente, chi se ne deve occupare, se anche loro, ragazzi e ragazzi, se ne devono occupare. E qui entriamo nel merito di quella che è l'educazione civica, entriamo nel merito del fatto che l'inclusione, promuovere le competenze inclusive, vuol dire andare a lavorare sulle life skills, vuol dire andare a costruire la cittadinanza, no? Il futuro cittadino che poi includerà. E infine, l'inclusione dovrebbe diventare una pratica distribuita, una pratica diffusa tra tutti coloro che partecipano alla vita della classe, quindi non solo un know-how importante per insegnanti ed educatori, ma anche qualcosa che ha a che fare con appunto la parola e la voce dei ragazzi. L'altro giorno ero in una web radio, in una scuola che peraltro ha una convenzione con CEDISMA, stiamo aprendo una web radio e i ragazzi, la prima cosa che hanno detto, noi una trasmissione sull'inclusione la vogliamo fare. E questo è bello, e questo è interessante, questo è illuminante. Mi ricorderò sempre come in un percorso di alternanza scuola e lavoro abbiamo costituito un tavolo di lavoro con studenti della scuola secondaria per ragionare sull'inclusione. E come in un'altra volta, e all'interno di un progetto sempre di alternanza di scuola e lavoro, ragazzi con autismo e ragazzi con sviluppo neurotipico si sono uniti per creare un'app per facilitare il processo inclusivo degli alunni maggiormente in difficoltà. Quindi, Frida Kahlo diceva una cosa molto bella: non fare a caso a me, io vengo da un altro pianeta, io vedo orizzonti dove tu disegni i confini. Ecco, i ragazzi vedono orizzonti, lasciamoci trasportare, non solo, ma facciamo in modo di permettere loro di aiutarci a ridisegnare l'inclusione, perché noi può essere che a un certo punto, vuoi per la stanchezza, vuoi perché oberati di lavoro, vuoi perché gli stereotipi che ognuno di noi ha dentro di sé e che siamo esseri umani, abbiamo alimentato nel corso della vita, creano confini, creano barriere. Lo sguardo ampio, bello, sconfinato di questi bambini e di questi bambini ci aiuta a ridisegnare l'inclusione. Io ho qui un'immagine molto bella del nostro assessore, nonché insegnante Paolo Limonta, che corre con questa masnada di fanciulli alle spalle e mi ha ispirato molto perché mi ha dato l'idea che forse non dobbiamo essere più soli, ci dobbiamo accompagnare bambine e bambini, ma dobbiamo anche farci accompagnare da loro, perché correndo insieme verso direzioni e mete condivise si può davvero includere. E io penso, sì, ho concluso, adesso Grazie. esco da questo corpo, ecco. Grazie Roberta, grazie. Grazie A mille a me voi. hai dato l'opportunità di respirare, di respirare con questa intervista di Edoardo, molto dolce, ma molto vera, perché era lui, non era costruita, come a volte vediamo in TV, vero? Certe ricostruzioni. Era Esatto. molto vera, molto ricostruita, come anche le domande e le risposte scritte che ci hai mostrato nella presentazione. Molto bene, grazie. Sì, sono d'accordo con te. Se parliamo di relazione la facciamo in due. Se no non è relazione, assolutamente. Quindi dobbiamo
ricordarci che esistono i ragazzi e che i ragazzi a loro volta condizionano noi stessi, vero? E quindi la loro freschezza è certamente bella. Dopo mi è molto piaciuto, molto molto piaciuta la risposta di colui che gli diceva: ma io voglio andare in ciabatte. Ma perché non lo lasciamo andare in ciabatte? Ma perché non lo lasciamo andare in Quanto lo ciabatte? capisco dopo questo lavoro, Perché non lo lasciamo andare in ciabatte? Che male c'è andare in ciabatte? Che male c'è? Che ma male c'è? Va bene, va bene. Grazie Roberta. grazie a tutti. Chiudiamo questo bel incontro, almeno per me, molto bello, molto ricco. Chiediamo a Giovanni Zampieri, docente di didattica e pedagogia speciale, membro autorevole del CEDISMA, di chiudere con la sua relazione, e la sua relazione tratterà del tema "Dopo la scuola, la vita, riflessioni sul progetto di vita ai tempi del Covid". A te, Gianni, la parola, prego. Devo condividere, ma devono darmi l'autorizzazione. Ok, adesso ce l'ho. Ma intanto devo dire, intanto ringrazio tutti i partecipanti che, nonostante che sono quasi 2 ore che parliamo, sono ancora lì che ascoltano, quindi vuol dire che tutto sommato abbiamo detto delle cose che sostanzialmente sono state interessanti. Ringrazio anche il professor D'Alonso per l'opportunità che mi ha dato. Dopo, mettermi dopo la professoressa Sala è sempre difficile, perché dopo un intervento così, io sarei quasi intenzionato a cambiare il ragionamento da fare. Perché ha dato alcuni stimoli così interessanti che però, se permettete 2 minuti perché anche a me questa cosa dello stare comodi è importante. Perché se noi utilizzassimo anche proprio il criterio di analizzare la scuola con il principio del far star comodi i ragazzi, credo che tante cose che noi proponiamo sarebbero diverse, cioè quindi questa capacità di fare, perché nello stare comodi vuol dire c'è il benessere e c'è anche il fatto che uno si sente, riporto l'esempio della casa. E l'ultima riflessione che faccio rispetto a quello che diceva Roberta, uno che dice che la scuola mi manca, è una cosa che non avevamo da anni. I ragazzi, io lavoro adesso in un centro di formazione professionale e sentire i ragazzi che vengono volentieri a scuola è una cosa che non avevamo proprio da anni. Quindi credo che noi come insegnanti, come docenti anche dell'università, ma come educatori, dobbiamo farne tesoro di questo aspetto. Scusate la digressione, ma era troppo interessante il passaggio che aveva fatto Roberta con queste interviste. Allora, io devo parlare del progetto di vita, cioè nel senso che il progetto di vita, però, se torniamo alla prima slide, a una delle slide che facevano vedere le colleghe Zanfroni e Maggiolini, non è che se ne parlasse tanto prima del Covid, cioè era stata una tematica molto utilizzata alcuni anni fa, e dopodiché è andata un po' nell'oblio, coperta da l'aspetto del contenuto, dell'apprendimento dell'apprendimento standardizzato e tutte queste cose qua. Quindi credo che sia importante ri riprenderlo perché facilmente è anche un modo per ripartire, perché se anche prima non si andava a ragionare in termini di progetto di vita, molti progetti rivolti ai ragazzi erano completamente staccati dalla realtà, dove si scopriva quando questo ragazzo con disabilità aveva 18 anni, magari si scopriva
di tante cose che ha appreso durante le scuole superiori o le scuole medie o le scuole elementari erano completamente inutili e non erano utili per la sua vita futura. Quindi io credo che ragionare sul progetto di vita è veramente un segnale di ripartenza, però dobbiamo un po' cercare di fare alcuni passaggi di riflessione. Prima di tutto, quale effetto ha avuto il Covid sulla progettualità, non solo del progetto di vita, ma la progettualità in generale nei confronti dei ragazzi con disabilità e anche con i ragazzi con bisogni educativi speciali in generale, ecco, perché credo che non sia un problema solo dei ragazzini con disabilità. E quali possibili processi potrebbero essere utili per riavviare questa progettualità, perché dobbiamo ricominciare, dobbiamo ripartire, dobbiamo pensare che ci sia un futuro. E l'ultimo aspetto di questa riflessione però è quello di dire ok, però dobbiamo ottenere alcuni punti fermi, dal punto di vista metodologico, che ci servono per riuscire veramente ad essere incisivi sulla realtà dei ragazzi. E allora, rispetto all'effetto del Covid, io l'ho chiamato ci scusiamo per l'interruzione. È stata un'interruzione complessiva della scuola, delle relazioni, però ecco, io volevo puntare l'attenzione su alcuni aspetti. Anche io devo spostare il professor D'Alonso. E intanto non è colpa mia, Gianni. lo so. E ad esempio, rispetto alla didattica, si è interrotto il fatto che la didattica collaborativa è uno strumento privilegiato di apprendimento. C'è stato un incremento fortissimo di una didattica individualizzata, e quindi si è puntato a. Ma anche per motivi facilmente oggettivi, la questione del distanziamento, la questione che non puoi scambiarti le cose tra gli allievi, quello che devi sanificare, tutto, ecco, tutti questi aspetti. Però di fondo è stata un'interruzione dal punto di vista della didattica, con grande fatica. Gli anni precedenti stavamo ragionando sulle cooperative, su tante tecniche didattiche collaborative, da un momento all'altro ci siamo trovati che invece non si potevano fare, anche se dopo credo che ci sono state delle scelte anche creative da questo punto. E anche ad esempio l'interruzione dell'utilizzo di una metodologia della peer education, che è una metodologia importante dal punto di vista anche del riconoscimento sociale e relazionale che hanno i ragazzi all'interno del gruppo classe. Sempre per i soliti motivi, perché non è stato possibile durante la DAD poter fare dei momenti di utilizzo, ad esempio, di alcune app che potevano favorire, però c'è stato proprio un'interruzione molto, secondo me, molto grave, ma anche quella e un po' l'hanno fatta emergere anche delle interviste. Sono aumentate le aule di sostegno, ma non solo adesso, anche in precedenza, sempre di più dentro la classe, dentro le classi, dentro le scuole si vedono le aule di sostegno. Ma non perché io ce l'abbia con le aule di sostegno, ma perché sono un segnale che tutto sommato che il processo inclusivo è interrotto in fondo. Oppure ad esempio anche questa scelta dell'andare a scuola solo con i ragazzini con bisogni educativi speciali, che da una parte è stata anche interessante, una scelta, però dall'altra, come diceva la ragazzetta che ha intervistato Roberta, che ha detto ma io con i disabili non ci vado mica, cioè, e molte volte è stata quasi stigmatizzante l'andare a scuola, quindi anche questa chiusura, questa interruzione del... Ma il problema è che, secondo me, abbiamo molte volte vissuto passivamente questo aspetto degli spazi, perché magari io credo che la creatività poteva trovare soluzioni diverse, poteva sperimentare, poteva darci l'occasione di sperimentare altre cose. Ma credo che oltre gli spazi
Anche i contenuti hanno avuto, abbiamo avuto un'interruzione, ancora molto legati alle conoscenze, diceva prima il professor D'Alonso, la DAD molte volte ha messo in crisi il sistema delle conoscenze. Perché? Perché non funziona come modalità, perché la DAD o è interattiva o eccetera, o è una noia mortale da questo punto di vista. E non solo, ma ancora di più, il ragionamento sui contenuti ha creato il fatto di non avere senso, e di proporre ai ragazzi delle cose che non hanno nessun senso per il loro contesto e per le loro prospettive, cose completamente, come potremmo dire, apprendimenti poco significativi che rimangono 5 minuti e dopo i ragazzi ci dimenticano. Ecco, questa interruzione, e un'ultima interruzione è quella, la pandemia ha creato un'ulteriore rottura tra i pay degli allievi e le prospettive rispetto al suo progetto di vita. Cioè, nel senso che si è lavorato quasi sempre in questi ultimi periodi, forse anche prima, direi, forse anche prima. Su obiettivi a breve termine, sul qui ed ora, non nella prospettiva, che non partono dai bisogni dell'allievo, ma rispondono esclusivamente a logiche di programma. Ho assistito a una lezione, no, non in tempo di pandemia, ma in precedenza, ma era emblematica, dove i ragazzi facevano un'attività sulla questione del tempo, di come il tempo era segnato a mezzogiorno, al pomeriggio, eccetera. E il ragazzino con disabilità era in una stanza da solo che faceva con l'insegnante di sostegno un lavoro sul maggiore e minore, sul triangolino maggiore e minore. Cosa mi serve? Qual è il senso di questo lavoro? Se, ad esempio, era molto più importante lavorare sul senso del tempo, ad esempio. Ecco, credo che ci sia stata questa interruzione, che magari non è data solo dal lockdown, è data anche da molto tempo prima. Però il lockdown ha bloccato, ha interrotto tutte queste riflessioni che dal punto di vista pedagogico ormai sono anni che. E ecco, però allora adesso bisogna anche cominciare a tirarsi sulle maniche rispetto a questa nuova situazione, anche perché veramente potremmo riproporre una scuola nuova. Allora qua io ho fatto alcuni aspetti. Intanto riavviare una progettualità significativa. I nuovi PEI, a mio avviso, potrebbero essere in un'ottica, ad esempio in un'ottica ICF, nel senso di andare a ragionare sulle opportunità e le resistenze che ci sono all'interno del contesto, dove il contesto acquisisce un valore importante. Ecco, quindi questo potrebbe essere uno strumento che ci permetta di cominciare a vedere delle progettualità che vedono anche che sono fatte in funzione del progetto di vita. E anche quello di cominciare in maniera sempre più precisa a definire degli obiettivi con gli indicatori di successo. Questo è un aspetto metodologico importante. Cioè, che cos'è che ci dice che quell'obiettivo è stato raggiunto? Cioè, dobbiamo cominciare a far percepire ai ragazzi, alle famiglie, a tutti, se realmente quello che stiamo facendo crea cambiamento. E un altro aspetto che secondo me è importante rispetto a riavviare il processo che porta al progetto di vita è anche quello di cominciare a lavorare per priorità. Io credo che non sia possibile costruire dei progetti dove tu fai riferimento a 20 obiettivi contemporaneamente. Io dico sempre, quando hai scritto il 20° obiettivo ti sei dimenticato il primo. Ma cominciare a lavorare su delle priorità, degli aspetti significativi, che ci permetta quindi di lavorare veramente con un ordine metodologico.
il secondo cosa da riavviare è quello di ricominciare a creare delle esperienze di lavoro condiviso e collaborativo. C'è il Covid, ma ci sono delle modalità, delle esperienze in cui è possibile lavorare in termini collaborativi tenendo conto anche del distanziamento, di tutte le normative previste. Non è che possiamo fermarci dicendo siccome non si può fare più nessuna collaborazione, allora facciamo solo lezioni frontali, ognuno al suo posto, ognuno da solo. No, bisogna cominciare a pensare a una didattica. La differenziazione didattica è una strada, ad esempio, quella di riuscire a creare delle proposte didattiche che siano differenziate per tutti. È quello di ritornare alla realtà. È quello che ci permette di fare esperienze di tipo significativo. Non possiamo ancora tornare alla storia dei romani, ma non perché i romani siano antipatici, ma perché bisogna ricollegarci al tempo dei ragazzi, dare voce ai ragazzi e quindi legarci alla loro realtà. È quello di riavviare le sinergie. Abbiamo capito, ad esempio, il fatto di aver sperimentato la DAD e di essere entrati dentro le famiglie, aver scambiato proprio il contesto. E quindi quanto è importante riavviare questa sinergia, e lo è anche rispetto al progetto di vita dei ragazzi. E anche, ad esempio, le sinergie tra i diversi livelli scolastici. È importante che si parlino il livello della scuola secondaria di primo con il livello della scuola secondaria di secondo. Come le scuole la scuola secondaria di secondo grado con, ad esempio, i servizi di presa in carico dei ragazzi dopo i 18 anni. Perché molte volte, cioè, dopo i 18 anni, dopo la scuola dell'obbligo, dopo l'esame di... dopo la quinta superiore, per alcuni ragazzi non ci sono prospettive di servizi, non ci sono, se non di servizi dove ci sono all'interno persone dai 20, dai 18 ai 65 anni. Cioè, capite quando? Quindi questa la necessità di riavviare sinergie e anche con tutti i servizi che hanno in carico l'alunno in questi anni. E prima la professoressa Zanfroni e Maggiolini parlavano del rapporto con i servizi, dove c'è questa grande soddisfazione, sembrava. E io ne giro un po', come diceva prima il professor D'Alonso, noi giriamo spesso le scuole, ma io ho sentito poca soddisfazione nei confronti dei servizi. Però è importante riprendere. E questo, la scuola deve diventare luogo di sinergia e dà una grande responsabilità da questo punto di vista. E dopo bisogna ritornare a lavorare sulle competenze, però forse la parola più giusta sarebbe quella di tornare a lavorare sulle competenze. Se io voglio lavorare sul progetto di vita, devono essere competenze utili ed utilizzabili dai ragazzi. Devono essere in grado di favorire il massimo di autonomia. E devono essere proiettate al futuro e alle prospettive anche di lavoro che possono avere questi ragazzi. Perché se io ho un ragazzo con delle buone potenzialità, magari è importante che lavori sulla sua capacità di gestire i conflitti, di organizzarsi, e poi devono essere attività che sono gratificanti e motivanti per questi ragazzi, perché sennò perdiamo l'aspetto della motivazione che è centrale per creare veramente del cambiamento. Dopo un'altra cosa importante della scuola è quello di riappropriarsi del territorio come contesto. La scuola ci ha creato, del Covid, ci ha creato la necessità di uscire.
Quando abbiamo lavorato sul back to school, insieme con Roberta, si ragionava sulla questione degli spazi, quindi dei nuovi spazi didattici. Il Covid ha sdoganato la possibilità di andare a lavorare su nuovi spazi e quindi riappropriarsi il territorio in termini di partecipazione, di conoscenza, di opportunità, di opportunità. Oggi stamattina andavo in una scuola superiore che hanno un parco bellissimo, con degli spazi verdi completamente inutilizzati. Quindi quanto è importante riappropriarsi del territorio. Allora, vado pian pianino a concludere. Quali sono i punti fermi che io ritengo essenziali per riuscire realmente ad uscire da questa pandemia con una nuova prospettiva di progetto di vita. È quello tanto di ritornare veramente a lavorare per progetti, cioè, ma con progetti che siano finalizzati, non progetti che siano solo legati al qui ed ora, alla terza elementare. Il bambino diventerà grande. Deve avere una prospettiva, quindi bisogna ritornare a lavorare per progetti. E è necessario sempre di più che il team all'interno della classe, all'interno della scuola, all'interno del territorio sia integrato, lavorare insieme, lavorare, condividere le idee, condividere le strategie, condividere le risorse. Si insegna da solo, ormai credo che l'abbiamo detto in tantissime lingue. È quello di ritornare ad essere una reale agenzia educativa del territorio. Integrarsi sempre di più, aprire la scuola, uscire dalla scuola, entrare dentro, no, anche nei bisogni del territorio. Bene, io vi ringrazio. E sono a disposizione. Gianni, grazie Gianni per questa tua relazione molto completa, molto chiara nelle sue linee conclusive, molto, molto vera, molto vera, molto vera. Quindi abbiamo concluso questi nostri interventi. Io vorrei concludere questo bel pomeriggio e ringrazio davvero i colleghi che hanno partecipato, ringrazio soprattutto i partecipanti che ci hanno ascoltato, ma i colleghi che hanno detto cose, a mio parere, molto ma molto interessanti e molto belle. Io direi di non abusare della pazienza dei partecipanti, ripeto, io se ho davvero timore, è sempre quello di stancare, sempre quello di stancare troppo le persone. E quando si parla troppo, si stancano le persone. Noi abbiamo detto come la pensiamo, abbiamo voluto offrire a tutti una prospettiva anche ottimistica, di fronte alla possibilità che la nostra scuola possa davvero rinnovarsi. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo, assolutamente, anche perché se ritorniamo a strade solcate nel passato, come abbiamo visto, non andiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo andare avanti. A me è piaciuto moltissimo poi la frase di Edoardo, quando Roberto gli ha chiesto: ma che cos'è inclusione per te? Ed Edoardo ha risposto: beh, includere vuol dire essere tutti dentro, no? È vero. E mi è venuta in mente quella frase stupenda di Claudio Magris, in un suo bellissimo libro che vi consiglio a tutti di leggere, Microcosmi si chiama. Quando Claudio Magris scrive: ogni endogamia è asfittica, anche i college, anche i campus universitari, i club esclusivi, le classi pilota, le riunioni politiche, i simposi culturali. Le università sono la negazione della vita. Perché la vita è un porto di mare. Eh sì, aveva ragione Edoardo.
La vita è un porto di mare, perché nel porto di mare ci vanno tutti, maschi e femmine, bianchi e di colore, ricchi e poveri, persone distinte e anche i piccoli delinquenti vanno nel porto di mare, ci vanno tutti, lì c'è la vita vera. Ebbene, noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a vivere una vita vera in un porto di mare, non in un club esclusivo, come giustamente hanno detto altri ragazzi intervistati da Roberta, dove chiaramente è emerso che quello non è scuola. Quello non è scuola, il club esclusivo non è scuola. Andare a scuola in sette non è scuola. E sette con problemi non è scuola, assolutamente. E non è vita. Ecco, quindi speriamo tutti di concorrere a migliorare la nostra scuola, perché migliorare la nostra scuola vuol dire migliorare il nostro paese. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie ai relatori. Per quanto riguarda le slide e anche la registrazione di questo evento, metteremo tutto sul nostro sito www.cedisma.it. Troverete tutto lì, non subito, lasciateci un paio di giorni, anche perché domani è sabato, ma troverete tutto lì. Grazie per la vostra partecipazione, ringrazio davvero voi, perché venerdì sera è molto ma molto dura, e adesso vi raccomando, andate a casa e fate bene da mangiare chi deve far da mangiare, e mangiate poco coloro che invece non faranno da mangiare, va bene? Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.